Che partenza, ragazzi! Che ansia, no, Diego. Di partenza. Ciao. Ciao Diego, ciao. Benvenuto a Fantoma. Che piacere, grazie. Che piacere vederti. Grazie per avermi invitato. Grazie a te di essere venuto. Buonasera a tutti. Siamo partiti come meglio dovrebbero saper fare due chitarristi, quindi alla fine spero che sia piaciuto. Vedo che tanti amici che
che sono venuti a trovarci, ci sono un po' divisi a guardare Sanremo, un po' a guardare qui, quindi, quindi questa sera abbiamo un pezzo di Sanremo, ce l'abbiamo qua, ragazzi, cioè non so se mi spiego. Un pezzettino, quindi, microscopico di Sanremo. Vabbè, insomma, quante volte hai fatto Sanremo con i modelli? Tre volte, cioè proprio, non è che sei proprio un novello. Avremo modo anche di parlare di... Sì, diciamo che sono andato, la prima volta è stata una cosa abbastanza, insomma, trascurabile, nel senso che siamo stati subito eliminati. Era l'anno? Correva l'anno? È stato comunque importante, voglio dire, che tutto quello che abbiamo fatto è servito. Era 2005. Insomma, qualche annetto fa, insomma. A differenza poi di quelle del 2011 e 2013, che invece sono stati a svolta, diciamo. Però 2005 ho un ricordo un po' nebuloso, perché, sai, ragazzini sballottati a Sanremo, insomma... Diciamo che farlo da trentenne è meglio che farlo da ventiquattrenne. Sì, sei più consapevole, sì. Okay. Ok. Beh, magari sei, forse a 24 anni hai, cioè, sei nel mondo delle favole, probabilmente, cioè sei più maturo, trentenne, quindi diciamo ti aspetti già. E poi comunque, vabbè, l'hai fatto avendolo già fatto una volta, quindi bene o male sapevi cosa ti aspettavi, quindi... Poi vabbè, se lo fai da emergente, da giovane, un conto, se lo fai da big, già un'altra cosa, c'è una diversa aspettativa, c'è una diversa anche accoglienza da un tuo punto di vista, no? Certo, la stampa ti degna più di un'attenzione particolare, ti senti un pochino più, insomma, non dico coccolato, perché è un frullatore che poi ti... Bene, bene, comunque avremo modo di parlare. Intanto saluto tutti, vedo che ci sono tanti amici che sono su Facebook, come sempre io vi consiglio di venire sul canale YouTube, perché... Primo, si vede meglio. Secondo, si sente meglio. Ricordate che in Facebook la risoluzione è HD, mentre su YouTube la risoluzione è Full HD. L'audio è migliore e soprattutto, la cosa importante, è che potete partecipare alla chat, perché, insomma, come sapete, Phantom è di tutti, non è una cosa riservata solamente a me e l'ospite. E quindi attendo anche le vostre domande, come sempre. Allora, intanto cominciamo come cominciamo sempre, Diego. Anche perché... Noi ci siamo conosciuti a Second Hand Guitar e in quell'occasione appunto abbiamo anche pianificato questa serata. Però spiegaci chi è Diego Arrigoni, chi sei, cosa fai, cosa porti, e un fiorino chiaramente, come sempre. O due caciotte, dipende. Due caciotte. No, Diego nasce nel 79 a Monza, quando avevo 7 anni. Mio papà aveva in macchina il nastrino Greatest Hits di Dire Straits, Money for Nothing, e lì era un continuo ascoltato a ripetizione, no? C'era qualcosa che mi teneva incollato a quel nastrino, e non capivo cosa fosse all'inizio. Poi ho capito che era la chitarra, a parte Mark Knopfler, che è un dio, a parte il modo in cui era suonato con la chitarra, era proprio la chitarra. Quindi già avevo cominciato lì a andare in fissa, insomma, per la chitarra, solo che ancora non la sapevo suonare e neanche la possedevo, però ero affascinato dall'oggetto, dalla musica, e lì poi è stato tutto un'escalation, diciamo, di scoperte, no? Clapton, poi sono arrivati gli AC/DC. Mio zio Ivan mi regalò Greatest Hits di John Lennon, dei Beatles, e poi Made in Japan. Made in Japan è stato proprio la scoperta. È stata la scoperta. Il rock. Sì, a 10 anni ero lì che dicevo: ma questa canzone qua, Space Truck in 24 minuti, ma com'è possibile? Mi dicevo. Perché non capivo, non sapevo, no? È il lato B del secondo disco, cioè, è il lato B del secondo disco. Dicevo, ma com'è possibile andare avanti 24 minuti? Ma non mi capacitavo, perché sai, non avevo esperienza, non avevo... E lì è stato detto, poi ho scoperto gli SDC, ho scoperto Steve Ray Vaughan, tutti i musicisti, gruppi e chitarristi che mi hanno cambiato in qualche modo. Diciamo, Mark Knopfler mi ha fatto scoprire la chitarra, gli SDC, che ancora oggi sono i miei dei, insomma, che coltivo con passione, sono un collezionista anche di cose loro, insomma, sono matto. Scrivevo anche su alcuni portali recensioni, cose, e un'altra scoperta. Poi nel 95 è arrivato Vaughan, ho scoperto il blues, e insomma, nel momento in cui stavo ascoltando Awake the Dream Theater, che mi stavo che già suonavo, già studiavo, stavo cercando di imparare il suo di Erotomania, so se è presente, sì. Che è una cosa allucinante, è arrivato Vaughan e ho detto: devo cambiare. Allora mi sono buttato su quest'altra cosa, e
insomma, mi ha cambiato veramente la vita. Ho sviluppato un modo di suonare mio, insomma, nel senso che univo un po' il rock, l'hard rock con questo fraseggio un pochino più blues, che poi da Vaughan sono passato poi ai vari Buddy Guy, B.B. King, e univo le due cose, cioè il mondo dei metallari con quello dei bluesman, no? Ma diciamo così, da ascoltandoti, diciamo, l'estrazione, va bene, ovviamente hai citato da dove sei partito, l'estrazione è molto rock blues sostanzialmente, sì, con sì, proprio sì, tutte sì, le derive, sì, un po' l'estrazione che ho anch'io, quindi le derive che insomma ogni buon chitarrista effettivamente. Se c'è una domanda di Marco Priamo, credo sia Priamo, quali sono i tuoi chitarristi preferiti comunque, a chi ti ispiri principalmente? Vabbè, Angus Young, Page, Peter Frampton. Io sono un grande estimatore di Peter Frampton, che in Italia non è seguitissimo, però Frampton ha un fraseggio clamoroso, al di là del rock and roll, perché lui fondamentalmente ha conoscenze jazzistiche, è uno di quei pochi che suona veramente su ogni accordo, anche una canzone semplice, a ogni cambio di accordo lui ci mette la nota, cade sull'intervallo giusto. Non è semplice, non è la pentatonica, è qualcosa di da studiare. Fatici il famoso, come si chiama, Rick Beato, che conosci, sì, immagino, mamma mia, cioè, ha fatto uno studio davanti Frampton stesso, sulla teoria e l'armonia che c'è dietro un solo di Frampton, che non è un semplice solo rock blues, ma è qualcosa di più. Infatti poi è venuto fuori che lui ha avuto studi jazzistici in gioventù, quindi anche se portati poi nel rock blues, quindi questa cosa sua mi ha sempre affascinato tantissimo. Poi vabbè, poi i grandi, Vai, Petrucci, Steve Vai, Satriani, diciamo tutta quella categoria dei grandi chitarristi rock usciti negli anni 80 sono stati da me di grande ispirazione e che ascolto tuttora. Poi la vera e propria venerazione, diciamo, Angus Young, Page, Frampton e Clapton. Ok. Clapton, e la tua formazione chitarristica come, che percorsi hai fatto? Ho studiato chitarra classica da bambino, 3 anni in una scuola di Melzo, dove vivevo io in provincia di Milano. Poi io ho proseguito con insegnanti privati, armonia, teoria e frase, diciamo più che altro armonia, teoria, poi diciamo che il lato pratico l'ho imparato sui dischi fondamentalmente, cioè le cose che utilizzo adesso maggiormente sono cose che, come penso tantissimi, viene dai dischi, copiare, cercare di riprodurre, cercando poi di fare mio, insomma. Non è semplice, perché è un cammino abbastanza... l'originalità assolutamente, è difficile. Assolutamente. C'è una domanda di Giampiero Colangelo, che ti chiede, per Diego, stai pensando di passare al digitale cosa ne pensi? Quindi parliamo anche della strumentazione. Tanto cosa stai utilizzando adesso come strumentazione? In questo momento sono ibrido. Allora, sei ibrido. Okay. La base è lo Stomp, il Line 6, l'HX Stomp. Ok. Con un suono pulito che mi pare che sia un Mario US qualcosa, non mi ricordo più. Okay. Il delay, anzi no, il reverse che userò dopo e il delay up tempo è l'Eventide H9, collegato in sender return all'H9, allo Stomp. E poi il distorto e tutto il resto è una pedaliera analogica. Cioè sto usando una pedaliera analogica sulla base di questo dello Stomp con un suono pulito. Diciamo che ho trovato questa con questo compromesso, perché mi piaceva il suono di questa pedaliera, nel senso mi piacevano i pedali. E poi ho notato che mi dava un pelo più di calore per quello che dovevamo fare stasera noi, per esempio. L'ho fatto apposta. Okay. Mi dava quel calore in più analogico, che vabbè, è un discorso che potremmo fare per un anno. Su questo, però comunque la soluzione è bella. Tra l'altro l'HX Stomp si presta molto bene. Sì. A questo tipo di setup, perché le dimensioni alla fine di un pedale, quindi alla fine lo usi come un monocanale sostanzialmente. Lo uso come monocanale. Ho anche i camper, non li sto usando adesso, però con i moda usiamo i camper sul palco. Okay. È stata una scoperta, veramente mi ci ha salvato la vita. Niente più cavi, niente più pedaliera, niente più cambi di suono, ci pensa il MIDI, che però devo dire che il MIDI ogni tanto ci ha fatto, quando ti crashano i camper sul palco di San Siro alle prove, perché la scheda audio manda un program change di 1000 program change che non vedevamo, erano tutti in memoria, no? Poi là con il sesto modale, diciamo, il nostro tecnico ha capito che era praticamente, quando era
change off, in realtà gli arrivavano decine di off, tantissimi, e i camper frizzavano. Ma non alle prove, sul palco delle prove di San Siro. Allora abbiamo chiamato Massimo Varini, Enrico chiama Varini, che lui l'ha già fatto con Antonacci, San Siro, col camper. Facciamoci dare un consiglio. Alla fine abbiamo scoperto che la moto che utilizzavamo noi non andava bene per il program change, e l'Apo ha comprato un affarino così da 50 euro per allungare il cavo MIDI fino al mio camper, perché il cavo MIDI insomma, era troppo lungo. Ed era lì il problema. 15 metri al massimo, credo sia. Sì, ma anche a Sanremo, per esempio, ho avuto problemi col MIDI. Sai com'è? E quindi tu, sì, beh, è chiaro. In un attimo montano tutto, mettono il cavo MIDI. Minchia. Il MIDI è il MIDI che credo che sia una trasmissione di, non so, avrà 50 anni minimo, ma di più anche, credo, perché no, so, penso che sia dell'80, leggevo. Sì, sì, ma dell'80, sì. Quando hanno cominciato a usarlo, in realtà, diciamo, come standard è una trasmissione seriale, ma molto molto vecchia. E quindi sì, bello il digitale ti risolve tanti problemi, però effettivamente qualche sì. Quando siete sul palco avete tutto il cambio così, quindi non avete niente nemmeno sulla pedaliera di controllo avete. Abbiamo la pedaliera di controllo che uso solo per controllare la cordatura quando non cambio chitarra a lato. Poi per il resto il program change con le sequenze. Ci troviamo, creiamo in studio la traccia MIDI con il program change. Certo. Nel punto giusto della canzone, ovvero un mezzo secondo prima che cambi il suono, che perché devi giustamente dare il tempo alla macchina di cambiare il suono, che lo capisci mentre suoni, perché magari se lo metti giusto in realtà scopri che è un po' in ritardo queste cose sì, qui. Sì, no, certo, quindi certo. Devi fare un po' di prove, ma mediamente in un quarto d'ora facciamo tutto, cioè un lavoro molto agile. Sì. E ci pensa lui. Certo. E però vedo che dietro hai della bella roba, della roba traditional. Io sono un cultore, un sostenitore del valvolare. Ancora oggi, quando vado a suonare con gli amici, col trio prog, porto la testata e la cassa. E non mi pesa portare la 412 perché lo faccio poche volte all'anno. Sì, quando si va poche volte sì. Sì. No, è il rito di preparo la pedaliera, faccio tutto, carico la macchina. Ma domanda però, allora così rispondiamo anche ai tanti, no? Perché chiaramente parlare con uno che insomma... Cioè, fai i palchi di San Siro, quindi situazioni di un certo tipo, uno potrebbe dire, vabbè, ma chitarrista di moda avrà qualcuno che la roba gliela porta. E quindi... Sì, certo. Ecco, però... Diciamo che all'inizio tour arriva un furgone, io carico tutto sul furgone, loro portano la roba in magazzino, esatto. Poi da lì partiranno sui camion e a ogni data i backliner si occupano di... Esatto, però a quel punto lì, allora, spiega il motivo... diciamo al pubblico di Phantom del motivo per cui non portano i valvolari, non portano le casse e il camper risolve tutti i problemi. Allora, per tanti motivi, il primo è quello dello spazio, del peso e anche delle problematiche, nel senso il camper è un computer, nel senso se lo imballi bene, lo fai viaggiare su un case giusto, con le giusti spessori, con la gomma piuma, rotelle, viene trattato in un certo modo, funziona, nel senso a meno che non cada dal camion. Beh, i valvolari lo sai, i valvolari anche mettendoli nei case, io ho speso un capitale in case negli anni per le casse, i valvolari sono più soggetti anche alla corrente, anche se comunque i palchi sono stabilizzati, ogni tanto ci sono tante variabili, ma io più che altro soffrivo quando negli anni 2010 più o meno, al di sotto del 2010 facevamo le piazze in cui veniva richiesto un backline, no? Una richiesta di amplificatori. Inizialmente chiedevamo cose come Marshall GMP, Marshall Plexi, non importa cosa tu chieda, tu riceverai sempre una GCM 2000 qualsiasi GCM 2000 DSL la DSL o la TSL 60 o la 900, quindi ho imparato a usare quelle e farmele piacere, perché non mi piacevano in realtà, soprattutto la DSL. Ma perché questa cosa qua? Perché c'era stato un negozio? Perché i rental di solito hanno quelle, perché sono quelle più commerciali. Però poi ho scoperto che la DSL aveva questo canale verde, il crunch, canale pulito che diventa crunch, che non era male, era completamente valvolare.
a differenza del canale rosso che ha questi diodi, sai, un po' come la 900. Sì, 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 sì. E lì potevo collegarmi in cascata, mm-hmm. Tanto che poi me la sono anche comprata. Ah. L'avevo presa 500 euro da un pazzo di Pisa. Sì, sì, sì. Bello fare. E me la portavo in giro come testata di battaglia, perché poi chiaramente la GMP, piuttosto che la GTM45, questa è la 78. L'ho portata in tour, ho fatto anche gli stadi con questa, però avevo sempre a lato due spare, due teste spare. Sì. Mai avuto problemi, pur essendo viola, che mi dicevano porti la testata viola. Ecco, non si è mai rotta. Adesso vedi che domani l'accendo e fa la fiammata, però fino adesso non mi ha mai abbandonato. E beh, certo, certo. Però credo che tu abbia lo spare anche sul digitale, immagino. Tre camper. Tre, addirittura. Beh, certo. No, allora, quando mi ha fatto il primo San Siro, no, il secondo San Siro, ero talmente paranoico dalla paura che potesse accadere qualcosa, che avevo i miei due camper. Poi ne avevo comprato un terzo. Ovviamente non mai utilizzati. Ho sempre utilizzato il numero uno, poi c'era spare e poi c'era spare. Ho utilizzato sempre il primo, che è sempre andato come un trattore. Ma non contento, avevo anche delle testate. Allora, avevo questa, la GCM 800 e la Occhi Pinti, che è un artigiano di fuori Firenze, molto bravo. Più le casse e le pedaliere, che ho provato la prima data, giusto per fare un line check, e poi basta, mai più utilizzate. Però il fatto di averle mi faceva dormire sereno. Io lo sapevo già che il camper non avrebbe mollato. Perché figurati, dai. Perché comunque avevo altri due. Capito? Però tutto si rompe, ragazzi, cioè tutto si può rompere, tutto si può bloccare, quindi infatti quando vediamo certi rig di nostri beniamini, vari Petrucci eccetera eccetera, c'è sempre la roba doppia, ma non è perché usano due testate, certo, una dentro l'altra, perché se si rompe uno devono switchare immediatamente sull'altra. Tipo la pedaliera di Frusciante, presente? Sì. Ma che poi io avrei l'ansia, chissà il backliner, io ogni cavetto è una minaccia. Cioè, è una minaccia, esatto. È una minaccia, poi ogni cavetto. Sì, ogni cavetto. Ma poi pensiamo ai connettori anche dell'alimentazione. Io sono elettronico di istrazione, ma per me quei connettori di istrazione, che sono robe da casa, cioè in un ambito professionale, io non capisco perché ancora nel 2020 abbiano quei connettorini che sono la cosa meno industriale possibile, immaginabile. Quelli vanno bene per alimentare le cose, sì, i giochi, sì, ma non per una cosa che sta sul palco davanti a San Siro. Quante persone avete avuto al massimo con i Moda? Una valanga, credo. Il primo, il top è stato 58.000, 58-60.000 primo anno. Che figata. E poi anche l'anno, due anni dopo, 55, mi pare 50 il giorno dopo. Bene, perché bene. Nel 2016 ne ha fatti due di fila, nel 2014 era prima l'Olimpico, poi San Siro. Bene. E ma tu range di pubblico era quello. Ma tu, diciamo, vabbè, sei il chitarrista di Moda e questo è un motivo per cui tu sei chiaramente conosciuto, però tu sei un grande chitarrista che è già dimostrato e hai fatto dei a me piace molto, come, cioè, si sente l'anima blues, rock blues, che piace a me, ce l'hai. E quindi ci fai sentire, perché ho sentito delle tue cose e devo dire veramente tanta roba, quindi ti lascerei lo spazio e poi continuiamo a parlare. Cosa ci suoni? Allora, affidiamoci al player. Ok, sì, perché c'è qualche... questo non è mio, questa è una base. Questa è una base, mi era improvvisare un po'. Poi ho altri, anche dei pezzi miei. Okay. Però volevo fare un po' il tamarro. Prima di decidere di fare questo intro, io e te insieme. Aspetta, che ti faccio salutare dal tuo fans club. Perché c'è Giovanna Patti. Giovanna Patti, carissima. Ecco, sempre quindi, presente. Ok, grande. Il presidente. Benvenuta su questo canale anomalo. Perché questo è il vero crossover fantome. Cioè, perché solitamente, cioè, questo è un canale per chitarristi. Cioè, magari tu sei abituato. Infatti, tu sei abituato a tutto un altro tipo di pubblico, un altro tipo di platea. Voglia e magari fare crossover. Questo per te può essere una cosa un po' diversa. A me fa veramente piacere. Perché, ripeto, cioè, uno dice: vabbè, il chitarrista di Moda nell'immaginario collettivo, diciamo, non è Steve Ray Vaughan, non è quella figura, però in realtà, ragazzi, cioè, non è che poi ci racconterai come sei arrivato alla tua storia, però ragazzi, prego. Sì, poi l'effetto chitarrista pop nel rock, poi dopo il pezzo te lo spiego. Bravo, ecco, bravo, quindi questa cosa ne vorrei parlare perché è interessante. Va bene. Vai.
Grande Diego, grande Diego, ma avete sentito? Io l'avevo detto, ragazzi. Dopo ci dobbiamo ricordare di mutare il microfono perché si sentiva un po' di... No, non l'ho mutato. Aspetta che provo. Prova. No, non è mutato. Adesso è mutato. Ma sono capace. Vabbè, non importa, non si è sentito tantissimo. Avete visto, ragazzi, che roba? E io l'avevo detto, cioè, non è che mica... Cioè,
Aspetta che ti faccio vedere un po' di commenti. Che ovviamente c'è un pubblico anche di chitarristi, soprattutto di chitarristi. No, ma infatti non è che 10 volte peggio di quanto la suoni normalmente, la tensione. Allora, guarda, intanto sono d'accordo con Danny Francatti, che effettivamente ha intivato, secondo me, ricorda molto John Norum Style. Effettivamente mi ha ricordato quello stile lì. Dici che li pago da bere subito. No, no, ma è bello. Ma, cioè, adesso Norum. Capite, ragazzi, avete capito perché a me, io non ve l'ho detto subito, però cioè, io quando ho sentito fare le prove suonare, ho detto, questo è un chitarrista che piace veramente, e sapevo che al mio pubblico, piace alla gente che piace, agli amici che frequentano agli amici che frequentano un uomo molto umile, gran stile, dice Franks. Ok, più che anima blues, dice Bad Boy, mi sembra un fan di Van Halen e Sambora. Quindi c'è un po' di tutto dentro, c'è l'estrazione, l'ho ascoltato alla morte. Sambora, devo dire, c'è un mio amico che mi sta seguendo, che è Steve, che è un tamarro, lui è un grande fan di Sambora, mi dà Arrigone, mannaggia Sambora, dopo me lo dirà sicuramente. No, il pensiero che facevo prima, questa è una cosa che ti dicevo, sì. Anche a me è capitato di fare il pensiero di stupirmi quando un chitarrista faceva cose che mi piacessero, quando in realtà faceva parte di una realtà musicale che io consideravo semplice, no? Senza guizzi. Tu li conosci Sonora, no? Immagino, perché sono di Verona, Diego, che è un chitarrista blues, country blues, bravissimo, eccezionale, un tocco incredibile. Io l'avevo visto, un video su YouTube del Second Hand, dove c'era Diego De Sonora che faceva una dimostrazione. E io, quando ho visto il video, ho detto, eh sì, perché per me, nel mio immaginario, i Sonora erano un duo pop. Quindi esatto. Un duo pop a me mi rappresenta la canzone, ma non il guizzo strumentale della cosa. Esatto, ho visto il video e ho detto, sti cazzi. Però quindi io stesso faccio quel tipo di ragionamento, quindi non mi stupisco se uno dica però pensavo, perché giustamente l'immaginario è tutto. Esatto. No, ma infatti sai, diciamo, c'è anche, guarda, in questo periodo, poi adesso c'è, che adesso questa sera facciamo concorrenza a Sanremo, ma comunque siamo una bella ciurma lo stesso, quindi poi probabilmente molti di voi avranno la televisione un po' di qua, un po' di là. Devo dire che effettivamente chi suona, cioè non è che le cose non è che si arriva in diciamo a un certo livello, poi uno può scegliere la strada di un certo tipo di musica o quant'altro, però bisogna avere, secondo me, sempre la mentalità molto aperta, perché essere sempre etichettati, francamente, se fai pop non sei nessuno. C'è gente che suona pop che sa suonare da paura, e questo è sempre stato, cioè io mi ricordo la prima volta che ho visto Alex Britti, per esempio, cioè faceva canzoncine per il mio immaginario, poi che lo senti suonare, dice, non te l'aspetti, ciao. No? Cioè, hai capito? È questo il discorso. Quindi Alexia, per esempio, Alexia faceva happy poi la senti quando ha vinto Sanremo, cioè ha un vocione pazzesco, quindi aveva Gottardo nella band, aveva Gottardo 15 anni fa, c'era Gottardo nella band, esatto, Daniele Gottardo. Io diciamo no, ma è incredibile. C'era anche Federico Solazzo, che è stato il tastierista mio, che suonava, che poi ha cominciato con lei, e dopo adesso in Olanda, che lavora per la Norden, fa tutti i colori, e per cui a volte, diciamo, è chiaro che in un certo ambiente l'attività del professionista comporta determinate scelte di un certo tipo, ma non per questo uno, diciamo, smette i panni del fatto di essere bravo. Quindi poi uno può coltivare sia una cosa che l'altra, giusto, Diego? Sì, no, è giustissimo, anche perché poi qualsiasi genere musicale tu faccia, è chiaro che quando raggiungi un obiettivo, un minimo di competenza ci deve essere, non dico per forza necessariamente strumentale, ma un minimo di sapersi comportare, di sapersi gestire, quando poi, certo, soprattutto quando lo fai per tanti anni, poi è logico, è il tuo mestiere, si presume che tu progredisca come musicista, anche se parti che non sei chissà che cosa, si presume che tu vada avanti a migliorarti, perché è il tuo mestiere. Per me sarebbe impensabile farlo per tanti anni e non migliorare, poi non devo dimostrare quello che ho imparato, però è il mio mestiere, perché non devo migliorare? Esatto. C'è anche Camilla, ciao Camilla, bravissimo Diego, bello anche sentirlo parlare, altro che Sanremo, meno sfarzi, più sostanza, come Marco ci ha abituato. Grande Camilla, grazie mille, bel tuo cuore. Guarda che qua ci sono li sto scorrendo, non so se li vedi, ma ci sono una marea di, perché io lo sapevo che era così, perché sai, la gente, sì, cioè,
E come hai detto tu, cioè no, non hai questa fama. Ma lo sapevo, è così. È così, ma, però posso dire che è una bella sorpresa. La sorpresa ce la gustiamo ancora di più, dai. Questo è veramente molto bello. Grande ragazzo, cioè, pieno di commenti. Noi a Fantoma abbiamo San Diego. Luca Milieri, l'ho visto l'altra sera. C'è Luca Milieri. Luca, infatti, gli ho copiato la lampada di sale. Guarda, la vedi, Luca, la famosa lampada di sale. L'ho vista da lui. Ho detto, ragazzo, sta bene la lampada di sale in studio, perché io seguo i video. Sì. E beh. Sì. Eccolo qua. Infatti, ho già detto Diego che le spolle è quella lì. Grandi mani, gran suono. Grazie. Raccontaci che le spola hai in mano, chiede Luca. Questa è una Tobacco Sunburst del 92, che sono delle annate che a me piacciono da morire. Beh, bellissima. Quell'annata lì è spettacolare, ne ho avuto anch'io una. No, questa sono di una stabilità incredibile, sono quelle che tengono la cordatura. Io ho sempre detto, quelle che tengono la cordatura sono 92, 90, 93. 91. L'annata lì è... Ecco. Sulla coratura è vero, sulla intonazione lavorarci ancora un po'. Le spole è il problema, effettivamente. Ciao Marco, aspetta, cos'è che scrive? Questa è famosa come November Rain, no? Quella del 59 di Joe Perry che ha avuto Slash. O 60. Le TV, voi siete molto meglio. Ho avuto il piacere di suonare con Diego, semplicemente disarmante. La farei quagliata. Ho suonato con te, non so, ok. Ok, lampade di sale, dice Luca. Lampade di sale super rock, cioè effettivamente la lampada di sale fa rock. Ce l'ho anch'io sopra, la metterò. Cosa dire? Cioè, mettila in studio, è il mojo. Se non c'è la lampada di sale, no, non sei nessuno, effettivamente. Bene, ma quindi raccontaci un po' come poi sei arrivato ai Modà. Allora, domanda. Io ho cominciato a suonare dal vivo quando avevo avuto 17 anni con gruppi blues, visto che ero nell'epoca, nella mia epoca blues. E suonavo con parecchia gente più grande, appunto per il fatto che conoscendo ogni fattura di classic rock, blues, al di là di molti miei coetanei che invece erano proprio Maiden, Metallica, avevo l'occasione di conoscere persone più grandi che avevano avuto quegli ascolti lì. Quindi ho cominciato a frequentare un ambiente di persone un pochino più grandi, che ovviamente essendo più grandi avevano più esperienza e più contatti. Ho conosciuto questo ragazzo, Tony, bassista, mio amico, che conosceva Checco De Modà, che lui cercava musicisti per fare il gruppo, ma farlo seriamente. Che il gruppo già esisteva dal 2000. Però nel 2002 lui si è rivolto a Tony dicendo, Tony, guarda che aiutami a cercare... A quel punto mi ha dato un CD di canzoni, ci siamo visti al bar, e io ho iniziato a impararle le canzoni. E ho deciso poi di rimanere con loro fin da subito perché per la prima volta ho sentito un cantautorato che mi piaceva. Ho sentito che quelle canzoni erano veramente sue, cioè non so come spiegartelo, ho sentito che era reale, a differenza di tante altre cose con cui avevo collaborato. Quella cosa era c'era qualcosa che faceva per me. Tu pensa che c'è una canzone che si chiama Sogno Misfatto, che lui, su questo demo iniziava con la chitarra classica in tre quarti, cioè un arpeggio classico in tre quarti. Allora ci troviamo alle prove e io inizio a suonare con l'elettrica questo arpeggio in tre quarti, che come fa? No, facciamola in quattro con i power. E ho detto, ho sentito la parola power chord, ho detto, questo sarà l'unico uomo della mia vita, perché non puoi esordire meglio di così. Nel senso, già c'era l'intesa di dire sì, ok, siamo un gruppo pop. E io ho assunto fin da subito la veste del chitarrista tamarro, nel senso quello che si occupava di dei riff piuttosto che delle parti più arrabbiate, fin da subito. Poi, e questo è stato il mio, diciamo, mio ingresso nel Modà. Poi vabbè, tutto il resto c'è stata la nostra storia. Poi sai che nel 2008 abbiamo cambiato due musicisti, è arrivato Enrico Zapparoli. Che è il mio chitarrista preferito. Enrico, e lui lo sa, anche lui. Lui lo sa che lui è il mio chitarrista preferito. Lui è più elegante di me nel modo di suonare. È un tamarro come me, però è più elegante. Lui ha dei trascorsi di cantautorato italiano, quindi anche sull'acustica ha una bellissima mano. Quindi lui si occupa, diciamo, in studio e anche dal vivo di parti più eleganti. Se c'è da fare un arpeggio particolare, se c'è da fare una parte crunch più... Invece io sono proprio ma anche la mano,
l'arpeggio come lo suona lui in studio non riuscirei, la sua delicatezza non ce l'ho. Come lui, di contro, non ha quel trattore nella mano destra che ho io. Quindi ci compensiamo in maniera perfetta. Quindi, vabbè, mi hai chiesto di come sono entrato nel modale, alla fine sono finito. Hai fatto bene a ricordarlo, perché insomma, tra l'altro è una presenza importante. Tra l'altro spero di averlo anche ospite, anche lui ospite a Fantoma, perché credo che sia in Italia un chitarrista sicuramente di alto spessore. Sarebbe molto interessante. C'è una, ma adesso mi darai il numero e me lo farei contattare. Allora, ecco una domanda interessante di Bad Boy che dice: questo mi interessa molto come argomento. Sentiamo da un gruppo dove la chitarra non può essere in primo piano. Puntini puntini, e puntini puntini effettivamente mi va bene. Stile Rolling Stone e Zeppelin, sei stato arginato parecchio nei tuoi chitarristi per entrare nel genere pop? Ma il fatto che la chitarra non esca dipende, perché se ti riferisci all'immaginario dei singoli radiofonici, di gran parte di molti singoli radiofonici, è vero. In realtà la chitarra in arriverà, per esempio, che un singolo molto radiofonico ha avuto un grandissimo successo, c'è un solo finale che sembra Europe, nel senso come ispirazione. Sono già solo, ha delle chitarre molto grosse, con un armonicone a metà, la notte tutto power. Anche come un pittore, non è un brano prettamente acustico, ma c'è un solo. Cioè, quindi la chitarra in realtà magari non è preponderante nel mix in maniera proprio che ti taglia la faccia, diciamo. Sì, non è la chitarra all'Angus Young, cioè non è il riffone no. All'ACDC, ovviamente. Anche Passione Maledetta, non so se la sai, che c'è quel solo che è quasi metal, nel senso come arrangiamento è metal, però nel certo. Pop italiano. È una cosa particolare, ma in realtà le chitarre... Poi dal vivo è una chitarra. Cioè, anche perché siete in due, tra l'altro due bravissimi chitarristi, quindi cioè, non è che state lì a fare le belle statuine sul palco. No, ci sono canzoni, c'è una canzone che si chiama Se ti passerà sul terzo ultimo disco. E in realtà il pezzo, tu quando, anche dal vivo, quando parte il pezzo tu senti. Sull'album, questo sono due power, due crunch. Mm-hmm. Una crunch più alta e una chitarra col detuned, con il rebasso, che crea un pastone, no? Cioè, non è uscita come singolo, però questo è il tipo di lavoro che facciamo. Certo. O meglio, che facevamo. Poi abbiamo smagrito un po' in studio il discorso delle chitarre, perché poi dal vivo diventava più laborioso il fatto di gestire così tante parti. Ma comunque non mancano, perché in due siamo sufficienti. Vabbè, certo, ma a livello di che c'è la ronza, va. È il Bogner Ecstasy Red. Non bello, è colpa mia, è il Bogner. Bello quello lì, bellissimo. Io avevo il blu, bellissimo quel pedale. E ho anche il blu, guarda qua. Guarda, in assoluto, io non sono mai stato un pedallaro dal punto di vista della cosa, ma quei due pedali lì sono, che poi sono alla fine i pre della Bogner. Cioè, io ho avuto 20 anni. Ho avuto 23 anni la Bogner Ecstasy e adesso c'ho un clone e quei due pedali lì sono fantastici. Ma ecco, tra l'altro guarda, Michele Macchia, te lo metto in evidenza, queste storie sono una figata. Sono d'accordo con te, Michele. Sentir parlare Diego è sicuramente molto affascinante, perché lui che vive le cose da chitarrista è un po', cioè, mi immagino uno di noi, perché tu sei uno di noi sostanzialmente, cioè c'è un chitarrista che suona, però che vive in una realtà che non è proprio quella che noi ci immaginiamo. Cioè, non sei nemmeno un tornista, perché qui a Fantoma sono venuti tantissimi tornisti, Chico Usoni, Luca Colombo, eccetera, eccetera. Tu non sei tornista, sei diciamo un musicista che suona su una band riconosciuta, ovviamente. Ecco, dal punto di vista della produzione, cioè in Italia chiaramente ci domandiamo sempre, no? Le chitarre, diciamo in Italia la chitarra non è mai in faccia, fondamentalmente. Anche se devo dire la verità, adesso io ho visto Sanremo ieri. E, per esempio, ho sentito l'intro del pezzo di Arcomi, cioè figa, c'è un Ruggero Brunetti che c'ha un suonazzo di quelli con una... cioè parliamo, ecco. Poi a certe volte noi dobbiamo anche, come dire, destrutturare un po' la testa e andarle a sentire le cose, perché se noi diciamo ok, Sanremo è solo pop e fin dalla storia, continuiamo ancora la polemica dei Maneskin, eccetera eccetera, quando invece lì le chitarre erano tre che suonavano, perché quando ho intervistato Max Rosati
erano lui, però no, sì, tre più Thomas Raggi, quindi erano in quattro che suonavano, facevano il riff. E i violini che lo ripetevano, che è una figa, perché quella è una cosa che mi piace un casino a Sanremo, sentire i violini che fanno il riff delle chitarre è una cosa fantastica. È mamstiniana come cosa. È mamstiniana, è bellissima. quella è una cosa che mi... ecco, da pelle d'oca. E, ecco, a livello produzione... sì, c'è Siri che è partito. A livello di produzione, ecco, ci sono dei limiti che vi vengono imposti dal produttore? La chitarra devi metterla così, perché a volte c'è sempre l'impressione che le chitarre siano messe, invece bisogna, a volte, boh, non lo so, no, la figura del produttore di moda che l'ultimo disco è Diego Calvetti e Checco, cioè Checco è figura come produttore insieme a Diego Calvetti, che vuol dire fondamentalmente che è come se lo producessimo noi, nel senso che è questo autore dei brani, chiaramente non rispettiamo molto quello che sono le sue richieste in merito a un brano. Se c'è un brano che magari mi dice mi piacerebbe una cosa così, noi ovviamente cerchiamo di arrivare allo scopo. In realtà la figura del produttore non l'abbiamo mai avuta. Il produttore è quello che arrivava e ti diceva questo non lo puoi fare. C'è sempre stata una totale carta bianca. Forse ai primi tempi, quando eravamo più giovani, c'è stato qualche tentativo, giustamente, perché vedi dei ragazzini, cerchi di magari anche per imporre il tuo. Negli ultimi nei dischi, diciamo, chiamiamoli dal 2011 in poi, non c'è mai stata questa figura, questa imposizione. Noi abbiamo sempre lavorato passo passo, con il fianco a fianco col produttore. Alcune canzoni addirittura sono state prodotte pochissimo, tipo c'è un pezzo che si chiama Gioia, che è uno dei miei pezzi preferiti, è stato un singolo, che ti assicuro che il demo era così. Cioè il demo della canzone uscito dallo scantinato di Checco era così, già con le chitarre così, era già così. Noi abbiamo dovuto soltanto risuonarlo senza metterci magari a cercare qualcosa in studio, piuttosto che, perché già suonava bene così. Quindi diciamo che il produttore all'interno di Modà serve molto per quanto riguarda poi l'arrangiamento dei violini, che anche lì Checco è molto, molto chiaro come idea, quindi già c'è. Il produttore poi lo migliora magari se c'è bisogno, oppure lo mette giù, diciamo, in bella, nel senso, poi ovviamente poi dovendo organizzare la seduta di registrazione archi, cioè da sistemare una partitura, nel senso, non puoi dargli il MIDI, no? Ai membri dell'orchestra o del quintetto. Ecco, questa è anche i pianoforti messi giù magari con degli accordi, cioè giustamente. Poi noi abbiamo Diego Calvetti, che è molto bravo, quindi ecco, questi sono i ruoli, nel senso, ognuno fa il suo. Il produttore rifinisce, c'è chi scrive, c'è chi, nel senso, ognuno fa il suo. Io sono addetto a ba, come dicevamo prima, è della cosa che mi riesce meglio. Insomma, e c'è una bella domanda di Bad Boy: chi scrive le canzoni in moda? Allargo un po', aggiungo, cioè, come vi ripartite i compiti in una band come quella di Modà? L'autore è Checco, il semestro Checco. Poi noi subentriamo poi in studio quando c'è da mettere giù la canzone. Alcune canzoni non c'è neanche bisogno, nel senso, come ti dicevo prima, Gioia era già perfetta così. In altre canzoni invece ci siamo messi lì e abbiamo elaborato qualcosa in più, insomma, abbiamo cercato di sistemarla, insomma, di vedere, lavorando fianco a fianco con Checco, per vedere se si riusciva a tirare fuori qualcosa di che potesse migliorare, oppure rendere la stessa idea però in bella. Non c'è un metodo, diciamo, prestabilito, ogni canzone a sé, quindi ci sono brani in cui le chitarre neanche ci sono quando arriviamo in studio, e quindi lì bisogna proprio produrre una parte particolare o qualcosa di, o uno semplice accompagnamento sugli accordi, dipende, poi come ti dicevo, ogni canzone a sé. Ok, c'è una domanda, Diego: quale tipo di chitarra preferisci? Les Paul. Oddio. Ok. Sei principalmente un lespoliano, anche se prima ti ho visto con la tele, ma... No, sono cresciuto con la Strato. La mia prima chitarra è stata Japan serie E, che ho da 31 anni, dal 91, quando la giorno del mio compleanno del 91, e ho suonato Strato per tutti gli anni 90, diciamo. Appena ho cominciato a guadagnare due soldi, come Modà, la prima cosa che ho fatto è comprare questa qua, la R7, che all'epoca ce l'avevo anch'io uguale identica, quella lì, la R7, bellissima, 2.490 euro. Sì, è una di quelle che costava poco, cioè 1.000 euro meno di quanto adesso la trovi usata.
Esatto, esatto, è vero. E ne ho avute tante. Ne ho parecchie. Adesso ne ho tantissime in casa, ne avrò 6 più o meno. Ma quella lì, scusa la domanda, 10. Perché ce l'ho avuto anche. Hai fatto paraffinare i pick-up o sono gli suoi originali? No. E non ti fischiano? No. Fischiava, fischietto io qui, la mia fischiava che non ci fosse domani. Bella l'R7 di Cimilieri. L'R7, ma ascolta, domanda, sì, sono assolutamente d'accordo, è uno degli spol che ho provato che suonava meglio, ma dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione eccetera eccetera, hai dei vincoli sul brand della chitarra? Perché questa è una cosa che ho sentito da parte di qualcuno, no? Perché sei su certi palchi, no, devi avere... Ho un accordo con Gibson Italia, uh-huh, che è Eleonora, che tra l'altro ho visto anche l'altro ieri, mi dà un paio di chitarre ogni tour, 2-3 uh-huh, chitarre, le tengo per un po', uh-huh, e le uso. Non c'è nessun contratto, c'è un loaning agreement. Ma più che altro, non intanto questo discorso qua, più che altro che in alcuni palchi bisogna vedere una certa marca, cioè bisogna vedere Fender, bisogna vedere Gibson, bisogna vedere Marshall. Non mi è sentita questa cosa. Ecco, qualche professionista mi aveva detto, cioè, che alcuni autori, ma più che altro questa è una cosa che succede un po' più sui tornisti, alcuni autori preferiscono che sul palco ci sia un certo brand. Volevo sapere se magari avevi avuto anche tu questa imposizione, ma diciamo questo suggerimento da parte della platea. No, mai successo. No. Ok. Bene, direi che visto che funziona bene il player, potresti suonarci qualcosa, cosa dici? Tanto allora, faccio un altro pezzo tamarro con l'R7, così facciamo un contributo. Bella. Ce l'avevo uguale identica, magari la mia. No. Quella è l'unica Les Paul che sono pentito di aver venduto. Porca miseria. È quella che ti hanno rubato, la mia, è questa. No, l'ho venduta a malincuore, ma perché era l'unica Les Paul che suonava bene, ragazzi. Questa qua. Ma il resto della catena, lo che mi dire, l'ha spiegato prima, non sei attento, usa l'HX Stomp praticamente come clean e poi hai il Bogner blu e red. Guarda, ti faccio sentire, abbiamo il Boss SY300 Guitar Synthesizer, che è questo qua. Ok. Yeah. Il Bogner Ecstasy Blue. Yeah, bello. Poi abbiamo l'Ecstasy Red. Un delay Boss proprio classico, DD6. E poi ho l'Electroharmonix Micro Synth. Questo qua. E poi l'immancabile Phase 90 che ho usato prima. Yeah. E poi per dare un colpettino in più a tutto ho l'MXR Microamp che non aumenta il volume in questo caso, ma mi dà una punta in più di gain, senza, cioè. Non gain, di un po' come Tube Screamer quando metti davanti, sì, da una punta, okay. Così è senza, così è con. Ok. Senti che un po' più da, sì, un po' più si apre un pelo di più, si apre un po' di più. Si sgrana un po' di più, lo preferisco. E allora c'è Luca che dice: interessante, quindi stomp solo per le simulazioni di ampli, resto e pedali. Questa è una soluzione, sì, molto interessante, che tra l'altro con l'HX Stomp viene bene, perché l'HX Stomp lo metti come pedalino, oppure è molto valido per queste setup è l'Iridium, per esempio. Metti l'Iridium in pedaliera e l'ho provato l'Iridium. Non ti piace? Non lo so, non mi ha colpito più di tanto. Non ti ha colpito? No, perché mi sembrava caro. Fondamentalmente per quello che mi sembrava un po' caro, dico, gli stessi soldi ti compri un HX Stomp, poi sicuramente magari ha un tipo di presenza diversa, sì, perché è analogico, ci manca, però per quello no, per l'Iridio non è analogico, è un digitale puro, è solo che diciamo è una simulazione molto molto, allora ho detto una stronzata. Comunque non mi piaceva tanto, no, vabbè, ma va bene così, nel senso che diciamo, visto che siamo tra nerd chitarristici,
La soluzione è interessante perché tra le varie cose, tu hai un ibrido un po' particolare, perché l'ibrido come, no, come lo intendiamo nella maggior parte delle volte è quello di usare comunque l'ampli vero e andare su una lot box che può essere l'OX dell'Universal Audio oppure il Captor della Tone amnesia. Va bene, quello lì, il Captor X, eccetera, eccetera. No? Quindi usi praticamente la cassa emulata. Mentre, diciamo, la tua soluzione è una soluzione diversa. Cioè, hai praticamente solo, usi un ampli monocanale come cioè nell'HX Stomp e poi tutto il resto diventa tradizionale. Quindi uno si usa la pedaliera... No, questa è la soluzione Phantom, perché non l'ho mai utilizzata okay. per niente. L'ho usata perché mi piaceva il suono. Piuttosto che utilizzare okay. l'HX Stomp puro, che mi piace da morire, però preferivo, visto che mi piace particolarmente questa pedaliera e mi dava soprattutto quella calore in più del Bogner e del microamp acceso con i Bogner, ho detto attacco la pedaliera su un suono pulito e vado avanti, vado così. È anche più semplice per me da smanettare un po', più alla vecchia. E c'è Luca che chiede se hai mai usato invece l'ibrido, quello che ho detto io, con la load box, visto che hai delle belle testate lì. L'ibrido con la load box? No, ce l'ho. Ho provato a casa, però non l'ho mai utilizzato, diciamo, professionalmente. Ok. Anche perché la load box, quella che vorrei io, è quella lì, l'OX, no? La OX, sì. Sì, ho il Torpedo Cab, come giustamente mi... sono vecchio, ogni tanto ho i miei buchi, ecco, quella i buchi lì. Temporali. Il Torpedo... Sì, ho il Torpedo, la OX sono poi quelli che fanno per la maggior... C'è quella siciliana, come si chiama? Febbre da chitarra, che lui lo utilizza. Riccardo Rizzo, sì. Riccardo, che lui lo utilizza per i suoi video, e devo dire che suona particolarmente bene. Quindi... Sì, anche Luca lo usa. Luca credo che usi il Torpedo, se non sbaglio. Bene, della Two Notes. Sarò nostalgico, ma la cattedrale nera alle spalle di Diego non smetterà mai di commuovere. Che in realtà non è nera, perché è viola. È viola e nera. La Marshall, e la rete è quella grigia, quel Greenback. Esatto. E questa qui è la setup di San Siro. Ciao Jacopo. Bene. Va bene. Bene, dai, allora ci suoni. Suonaci qualcosa, dai. Cosa ci affidiamo sempre al player. È un brano che poi ti spiego. Va bene, vai. Questa è un'altra tamarrata per cominciare, per dare un tono all'ambiente. Per darsi un tono. We'll be right back.
Come dice Luca, direi che il termine esatto è furioso. Furioso ci sta benissimo, cioè questo era proprio furioso. Furioso. Grande sto pezzo. Ma pensa che sono nuovi questi pezzi, li ho scritti apposta. Sì o no? No, nel senso, quando mi hai invitato qui ho detto, cosa faccio? Basi, dai. Pezzi vecchi, pezzi del trio. Io ho detto, ma sai che quasi quasi, visto che ho fatto 2 anni, insomma, un po', sai, a casa, abbiamo fatto un disco nuovo con Modà, quindi è stato preso, robe mie non le più fatte perché non avevo il tempo. Ho detto, quasi quasi mi vado a suonare qualcosa di nuovo. Allora cosa ho fatto? Ho scritto un paio di pezzi, visto che avevo ascoltato in questo periodo, so se è presente Buckethead, quel sì, pazzo, ma... che suona in questo modo, questi riff un po' robotici, sì. Ovviamente essere Buckethead è un'altra cosa, perché è uno shredder clamoroso, sì, però pazzoide, questa cosa qui, no? Questo... queste cose qui, ho detto, quasi mi è venuto in mente questo riffettino, ho detto, quasi quasi lo rendo un brano. Ho aggiunto un paio di accordi, ho improvvisato un po'. Ma hai fatto un disco anche di queste cose qua? No, ho fatto due dischi col trio che è il mio Fix Forba, che è il mio trio prog funk, con cui ho fatto 2 dischi che facciamo cose simili a queste, più funk, più un progetto collettivo, insomma, batteria, basso e chitarra. Mio da solo no, perché... Aiuto! È partita una base... Non ti sento più! Non ti sento più. Successo. Ecco. Per gli ascoltatori della notte, questo era Inca Roads di Frank Zappa. Che è partito. È partito. È il fantasma del. Il fantasma di Frank Zappa si è impossessato della diretta. Per insultarmi. No, guarda, dicevo... caro Diego, te lo dico sempre che sei il Richie Faulkner italiano, Judas Priest. Ok. Ah, Richard Faulkner, quello. Ah, il chitarrista di Judas. Vabbè, sì. Bravissimo. Il genero di George Lynch, tra l'altro. Pensa te, addirittura, questo non lo sapevo. Senza genero, dici, vado a casa del mio genero, di mio suocero a suonare oggi pomeriggio. Cioè, pensa te. George Lynch. Infatti, così, un altro furioso di quelli atomici. Guarda, ti metto un po' di commenti grandissimi. Io lo sapevo che voi non sapevate che Diego suonava così. Per tanti sarà una rivelazione, quindi... Mi fa molto, molto, molto piacere. Ma tutto un senso. Cioè, Marco dice, ma sti grandi... Dicevo, poi ti spiego un'altra cosa che mi viene in mente. Questo discorso l'ho fatto varie volte. Se io fossi stato un chitarrista pop, smaccatamente pop, ecco, non avessi ascoltato cose rock e fosse stato anche lui smaccatamente pop e stessa cosa Zapparoli e gli altri, saremmo molto più pop, nel senso tutte queste venature di rock che escono su certi brani, nel modo in cui vengono eseguite, non sarebbero la stessa cosa. Quindi è logico che se devi fare una cosa rock, devi avere un'anima fin da ragazzino molto spinta da quella parte, perché sennò sei costretto a dare 1000 ogni volta, dare 100, invece nel senso, non puoi fare il tamarro chissà quanto, però lo puoi fare abbastanza da rendere il brano quello che serve, capito il senso? Abbiamo un margine di tamarraggine, nel senso, io ho un margine. Assolutamente, perché poi tra l'altro questa cosa qua, non ci dimentichiamo che per esempio nei dischi mainstream, cioè noi sentiamo una cosa, però poi per esempio, io ricordo con Rihanna suona un certo Nuno Bettencourt, cioè ha suonato un certo Nuno Bettencourt, con Pink suona come si chiama? Non mi ricordo più come si chiama. Justin Del Rico. cioè, molto spesso, diciamo, per il mainstream si fa la canzoncina pop, eccetera. Però quando si va dal vivo menano, cioè non c'è niente da fare. Anche voi, diciamo, con i Modà avete 2 modi, diciamo, di suonare, cioè rispetto a quello che è la produzione del disco avete una versione un po' più rockettara dal vivo, o rispettate molto di più quello che è? In realtà io ho dovuto smagrire alcune cose dal vivo. Tipo c'è una canzone su Passione Maledetta, il disco dei Modà, che si chiama Stella Cadente, che è un brano lento, ma alla fine c'è questo ritornello che esplode, no? E per il ritornello finale abbiamo utilizzato un pedale della Mesa,
che si chiama il Trot, che è un pedale gigantesco, cioè il suono di James Hetfield, un enorme, un suono metal gigante, grosso così. Nel disco mixato sta bene. Quando io ho profilato il suono col camper, vado alle prove. Quando arrivava il ritornello finale ed entravo con questo suono, era troppo scollato dal resto, perché un conto il mix dell'album, che è una cosa, un conto il mix live quando si suona insieme. Quindi ho preso il suono, l'ho modificato, ho messo un Marshall, un profilo di un Marshall di Michael Britt, e ho risolto il problema. Abbiamo dato troppo lì, ci abbiamo esagerato, ma perché sul disco aveva senso quel suono lì. Dal vivo Certo. era, a me dava fastidio suonarlo. Soprattutto adesso che abbiamo linear, cioè, poi odio il cambio di pasta. Cioè, se devo fare un Ah, live anch'io. col camper, Sì, quando sì, cambia quello sì. l'ampli, che cambia la pasta, è una roba che non tollero. Io voglio una Infatti, pasta questo... base per tutto. infatti sono Non riesco assolutamente se... d'accordo su questa cosa qua, perché E cambia il diciamo mondo, anche eh? Cambia tutto. certo, perché tante volte uno dice, ma io per esempio suono con un unico preset e tutto quello che faccio alla fine è praticamente quello. E Ma anch'io quindi potrei, eh? Ho un banco del camper per ogni brano con tutti i cambi, ma in realtà di distorsione saranno 4 o 3. Che lo faccio esatto. perché sono più sicuro, mi Ma trovo meglio col cambio. credo che sia anche cioè un po' in tutti i generi, perché vabbè, io faccio altre cose. Però credo che sia anche più piacevole ad ascoltare una situazione dove rimanga sempre la stessa pasta sonora. Perché cambiare, non so, dico io da un Marshall a un Vox, cioè francamente anche il tuo modo di suonare cambia, tra l'altro, quando Altro cambia che. la chitarra, chiaramente, ma con i suoni Sì, effettivamente. sì, sì. C'è una domanda, dico mi sbaglio, o le sonorità di Muse e Radiohead hanno molto influenzato i pezzi dei Modà? Ma non ascolti di, non per ascolti diretti. Tipo Gioia, che parli, il pezzo di cui parlavo prima, che ha questo riff qua. A un certo punto fa. Alcune persone hanno detto, però sembra sempre quel pezzo là dei Muse. Voglio dire, un bicordo. Non è che abbiamo fatto. Cioè, che poi dici, è un bicordo. È chiaro che se fai roba a bicordi, bello drive, un pochino qualcosa. Poi in Ma Italia, sai. c'è un po' questa tendenza a voler etichettare. Ma suoni come? Ma c'è l'influenza di. Ma c'è l'influenza di Paul Gilmore, c'è l'influenza di John Nover, ma c'è l'influenza di Blake. C'è un In po' Italia questa. devi stare attento con il distorsore che diventi Vasco. È che infatti noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato il chorus, mai usato il chorus. Il chorus è bandito. Qualcuno ha sempre detto, ragazzi, il chorus no. Il chorus è bandito, non si usa, se no diventa tutta una canzone per te, che è meravigliosa, però Che poi quel è do di chorus che battaglia e con in studio con Guido Elmi, sì, quindi è quello è con quel Vasco. chorus che poi è un chorus Con mono messo prima, diciamo, cioè quel quel tipo di chorus chorus. lì, sì. Sì, il boss CE credo che sarà quello, Il perché alla fine CE2 o il CE1? Penso CE2 il giù, diciamo. CE2. Sì, E ce sono tutti. l'avevo. L'ho pagato 30.000 lire dal papà del mio amico negli anni 90, l'ho rivenduto a 300 euro in tizio sul mercatino. Grande, grande. Come, e io Business. l'Arion SC, io ho avuto sia l'SCH che l'SCZ che diciamo in America dove l'ho trovato come residuato bellico in un negozio nuovo ancora, cioè proprio nuovo, non una cosa usata, era nuovo, mi ha detto scusa te lo porto via quanti soldi mi dai? Ma dammi 20 euro, Ecco. l'SCZ, quello lo trovi adesso a 200 euro nei vari mercatini. Se trovi un clone Centaur, dimmelo che Beh, con secondo 100 Centauro, euro te lo compro io. Compri la prima manopola, forse la manopola del level. E anche lì c'è una mania su queste cose qua che boh, vabbè, Arrivato a insomma. 10.000 dollari, siete pazzi. Sì, Nel senso, nel senso. diciamo per lì c'è un feticismo sulla pedale, perché la chitarra posso capire, cioè la chitarra effettivamente c'ha un suo fa, ma il pedale, cioè io che sono elettronico, dico Sì. vabbè, la cioè, dentro un Clone Centauro ci saranno. Vabbè, è vero che c'è l'idea, tu paghi l'idea di chi l'ha fatto, e su questo, come dire, vabbè, anche la Mona Lisa sarà.
20, certo. 20 centesimi di carta e colore, ovviamente non si può fare questo paragone, però effettivamente, cioè, 10.000, 5.000, cioè quei soldi lì, boh, non lo so. Però tipo un fractal, per esempio, di componentistica, io ti posso comprare uno dei tuoi a prezzo di costo. Sì, sì, beh, certo, cioè, esatto. Io ho 50 euro e tu mi dai uno dei tuoi. 50, no, sai cosa costa di quella roba lì? Sai cosa costa? Se, perché tu la vai a fare. La motherboard, di fatto, non costa niente. Ma adesso costa un miliardo, perché con la carenza di semiconduttori, ragazzi, è una tragedia. Io lavoro nel settore, è veramente una roba. Cioè, i prezzi sono schizzate alle stelle. Quello che costa di quella roba, non si rende conto, è la carpenteria, cioè la scatola, sì, le manopole, i connettori. Cioè, se tu vai in un negozio di elettronica e cominci a comprare un contenitore, una scatola così, le manopole, il connettore dell'alimentazione, i vari jack, eccetera eccetera, ti ricorderai che minimo hai speso 100-150 euro solo di quelle robe lì. Poi sì, ci sì, devi sì, mettere chiaramente l'elettronica, il display, eccetera eccetera, e poi ovviamente la tecnologia che c'è dentro, questo è poco ma sicuro. Quindi tante volte uno dice, cosa c'è in un pedale come il Clone Centauro? Quello che costa la scatola e le manopole, cioè quello, le circuitino dentro, costerà veramente nulla. 200 ci sto rimettendo, Luca Minieri, effettivamente. Effettivamente. Jaden Frere fa il clone identico, il clone del clone. ce ne sono un miliardo di miliardi. Ce ne sono parecchi, sì, sono belli. Esatto, oddio, non sono tutti uguali, però alcuni veramente sono fedeli. Assolutamente. Dentro il clone sigillato, sicuramente è stato sigillato. Sì, c'è la colata di resina, no? Credo sì, sì, resina. Sì, mettono la resina epossidica per non far vedere... Come Dumble, non c'erano mica delle colate dentro Dumble. Dumble, sì, pace l'anima sua. Ma d'altronde quella gente lì fa anche bene a proteggere il loro know-how in quel modo lì. Poi si crea quell'aurea mistica, hai capito, di... È tutto mercato, le cose prendono valore che gli dai. Esatto. Ma fanno bene, insomma, alla fine uno dice: faccio 3 amplificatori all'anno e faccio. Potremmo anche dire lanciare la bomba della serata. Dimmi, fai un all-in. Fai un all-in che è tipico della. Se nel 67-66 Jimi Hendrix non avesse deciso che la Strato era la sua chitarra preferita, in quel momento preciso, per come andavano le cose casa Fender, non sappiamo come sarebbe andata. Se lui avesse usato una Jaguar, noi adesso saremmo qua tutti con la Jaguar in mano. Con la Jaguar in mano, hai ragione, effettivamente. Bello lean questo qua, Luca. Luca Milieri, noi facciamo fateci il guitar sapere. Poker. Noi facciamo il guitar poker, che diciamo. L'ho visto. Ecco. Il prossimo lean, anzi, ti invitiamo, Diego. Quella sera lì viene e fai quello lean lì. Ma se Hendrix avesse usato una Rickenbacker, The Frying Pan, la Rickenbacker o una Gretsch, White Falcon, tutte White Falcon, tutte White Falcon, tutti. Sì, perché costa anche cazzarola. Guglielmo, grande serata anche stasera, grazie, complimenti a Diego, non lo conoscevo, vedi ragazzi, cioè questo mi fa molto piacere, devo dire la verità, perché ripeto, io e Diego ci siamo conosciuti al Second Hand. E ammetto che anch'io possiamo raccontarla come ci siamo conosciuti, certo. Perché cioè, mi ha fermato tua moglie innanzitutto, che saluto se sei in è qua. Eccola, falla venire fuori un attimo, puoi venire fuori, aspetta che la chiamo, dai, attimo. vai facciamo vai tranquillo ragazzi, allora, che poi vi racconto la storia con... perché dovete capire che tutto è nato. Bello, come queste cose genuine, mi piacciono veramente. Dai. Non farti pregare. Ciao, come stai? Diego mi ha mandato qua, ma io non c'entro. No, c'entri, sì. Perché ciao, allora stai pure indietro che c'è il microfono. Ah, sì, scusa, ecco. Io non sono abituata. Allora intanto presentati, chi sei, da dove vieni, cosa porti, e ti chiami? Mi chiamo Mara, okay. E sono insegnante d'Accademia Laser
a un centro estetico e mi occupo di energie sottili, esattamente la lampada di sale che avete qua dietro. Wow, ragazzi, cioè, stasera, veramente questo è il crossover dei crossover grandi. Allora, stavamo parlando con Diego del, sì, come ci, del come ci siamo conosciuti, ci siamo conosciuti al second hand. Mi ricordo, è stata molto simpatica la cosa, no? Perché sai, stiamo parlando, sì, stiamo parlando del fatto che diciamo, molti, come del resto anch'io ammetto, non conoscevano Diego prima, perché chiaramente, diciamo, sei, diciamo, nell'immaginario collettivo i Modano sono proprio il, certo, gruppo più seguito del chitarrista nerd che segue, diciamo, tutto un genere. Questo lo sapete. No, allora dovete sapere, no, che mi ferma Mara e mi dice: ciao, noi ti seguiamo, bla bla bla. Poi c'era Diego. Cioè, Diego, lui, tra l'altro, Diego è alto. Quanto alto è Diego? Uno è 1,92 m, sì, quindi un bel... praticamente io sono il suo trolley. Esatto, è un bel pennellone. Infatti io mi... gioia di cani, aiuto. Sto facendo da babysitter ai miei cagnolini, per quello mi vedete in tuta, scusate, se non sapevo. E quindi cosa è successo? Che praticamente lei mi ferma, io non avevo visto lui perché era talmente alto, che, cioè, alla mia altezza, io sono 1,68, anzi 1,67, non devo barare, io sono veramente un nano. E quindi ho visto te, cioè, noi, fa, ti altezza, presenti, uomo. Fa, noi ti, esatto. E lui, poi mi giro, vedo sto pennellone alto, fa: sono Diego Arrigone, e non ho capito subito il chitarrista di Moda. E io guardo com'è. Vabbè, ho detto, cioè, non, giuro che non l'avevo capito, no? Poi ho detto: no, ma e tu hai capito che io non avevo capito. Sì, dopo, sì, un po'. Infatti, dopo ti ho dato una mano, se ricordi. E infatti mi hai dato una mano, infatti, per quello. Guarda che bello! Fammelo vedere, voglio vedere! Sì, guarda, lei è risultata come il cane più piccolo di Como. So che in contesto di chitarre non c'entra. No. Però la volevano adottare. Guarda, lei è un chilo, lei è Tiffany. Fantastica, sì, che meraviglia, sì. Beh, sì, anche noi siamo ammalati per il nostro cane, purtroppo, cioè, è così, ho questa malattia. Vabbè, capiamo se c'è. Vi ridò il vostro Diego? Va bene, dai, ti ringrazio. È grazie stato di un piacere averti visto, e sei straordinario, e non lo ti dico ringrazio perché sono in diretta, ma perché io ti seguo, sono una tua fan, anche se di chitarra capisco poco e niente. Quindi... ti ringrazio. Sto imparando con lui. E dà ancora più valore, quindi se sono grasso mi sono ingrassato ancora di più. No, sei veramente bravo. Ti ripasso Diego e grazie, ragazzi. Grazie a te, Mara. Grazie. Ciao. Occhio al filo. Aspetta che sennò ci incastriamo. Perché stai spaccando tutto. Eccola qua. Ecco. Occhio ai cani che mi distruggono lo studio adesso. Fantastico. Io non sentivo niente. No, ma abbiamo raccontato un po' diciamo il come ci siamo conosciuti, perché poi, diciamo, io avevo capito il tuo nome, però non avevo capito chitarrista dei Moda, no? Quindi effettivamente, come tanti, non conoscevano Diego Arrigoni, chitarrista di Moda. Cioè, il fatto che poi ovviamente mi hai detto di Moda, allora ho realizzato, e chiaramente anch'io, diciamo, io Moda non li seguo più di tanto, per cui, anzi, adesso dovrò seguirli, dovrò farmi una cultura, perché sennò è tutto quello che mi stai dicendo, sennò non ha senso, ovviamente. E quindi dopo c'è stato, abbiamo ricondotto tutto. Però, come molti di voi, cioè, che siete gli amici di Fantomma, cioè, non si aspettavano la pacca che avete ricevuto. e quindi io, diciamo, non ho voluto dire niente, non ho svelato la cosa, perché effettivamente poi, quando ti sei messo a suonare, tutti quanti: ah, però, infatti è risultato ancora più interessante. Vabbè, a qui c'è una cosa da puntualizzare: non dimentichiamoci di Clapton con la Strato, non solo Andy, sì. Qui è già nato a... scoppiata la bomba. Vai a toccare i mostri sacri. Però bisogna dire che se no non si chiama all-in. Guarda che noi siamo abituatissimi a queste cose qua. Cioè, Clapton ha iniziato a usare l'estrato nel 70 col primo album solista di Clapton. E si diceva che non volesse usare l'estrato perché le usava Hendrix. In realtà ha cominciato prima che morisse Hendrix a usare l'estrato. Però si dice che fosse quella la motivazione. Diciamo che Hendrix, però, come testimonial, è il migliore testimonial dell'universo. Hendrix e poi Gilmour sono gli endorser
l'endorser, la Fender non ha mai avuto bisogno di endorser veri, perché cioè, con Gilmour Hendrix e poi vabbè Clapton, Steve Ray Vaughan eccetera eccetera, insomma chi è che non l'ha usata. Facciamo ovviamente un secondo all-in. Fai un secondo all-in, vai vai. Poco vai. Tempo fa girava questa immagine scherzosa di Hendrix tipo live in Maui all'aperto con dietro di Marshall, e anziché le teste Marshall c'erano sopra i camper. Sì, sì, okay. Ed era una cosa divertente. Okay. Ma in realtà uno come Hendrix, che già negli anni 60 era lì che con i feedback che spippolava, faceva, addirittura si era costruito uno studio. Quando nessuno aveva uno studio, secondo me se Hendrix fosse vivo avrebbe altro che camper, l'avrebbe tutti secondo me, perché era già uno sperimentatore negli anni 60, esatto. Al di là della chitarra in sé, quando la chitarra ancora neanche esisteva nel modo in cui poi l'abbiamo conosciuto, secondo me l'immagine di, ovviamente invecchiato, di Hendrix col camper non è così lontana dalla realtà. No, perché ma assolutamente sarebbe un immaginario attuale, no? Assolutamente, e ti dirò di più, che è una cosa che ho detto anche a una mia recente clinica, no? C'è tutta sta mania dello strumento vintage eccetera eccetera, io, ma te lo vedi Hendrix che dice cazzo è la mia chitarra, la mia Strato deve essere una Strato del 62, cioè figa eri nel 62, che cazzo di anno vuoi che sia, cioè hai capito, cioè in quell'epoca lì quello avevano, infatti noi ci facciamo le pipe che no, ma se non è una volta, mi ricordo sempre questa, che uno mi ha scritto: Marco Fantò, sei molto bravo a suonare la chitarra, però se avessi una Strato del 62 sarebbe tutta un'altra cosa. Cazzo, no, l'ho detto, ecco perché sono uno sfigato che non ha mai fatto carriera sulla chitarra, perché non avevo la Strato del 62, cioè c'è anche questo, è una cosa. Hendrix aveva la Strato 62 perché era il 62. No, vabbè, era un po' più. Ma no, ma questi discorsi qua sono un po' come la religione, la politica e il veganismo. Sì, sì. Cioè, sono quelle cose che non puoi discutere, perché cioè, ci sono valori che ognuno dà. Poi non c'è una realtà assoluta, una verità assoluta. Cioè, ognuno. Nel senso, c'è chi ha il sogno di avere un 62. A me piace avere un 62 originale con Manico Palisandro, perché. Tra le Strato, certo. Effettivamente sono quelle che hanno certo, ma è un valore affettivo, c'è cioè un feticismo, certo. Anche legato a queste cose qua. Io Diego l'ho conosciuto per merito della mia nipotina, che mi ha fatto ascoltare il suo gruppo preferito e voleva il parere dello zio rocchettaro. Partito colpevolmente prevenuto, mi sono poi ricreduto. Vedi, Angry Dunkey. È così, effettivamente questo, secondo me, vedi, la dice molto lunga poi sul fatto che quante cose noi ci priviamo di ascoltare proprio per tutti questi filtri che adesso io sono convinto che le 180 persone che sono stasera sicuramente io per primo andrò ad ascoltarmi i Modà, andrò ad ascoltarmi le chitarre, gli arrangiamenti, questa cosa qua, e scoprirò che però non sapevo che eccetera 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 eccetera, e questo secondo me aiuta veramente tantissimo. Stavo facendo anche delle considerazioni sulla musica attuale, quindi ti chiedo anche un parere relativamente a questo discorso qua, cioè oltre al fenomeno Maneskin, visto che siamo in pieno Sanremo, cioè cosa ne pensi? Perché tanti dicono ma la musica, i giovani ascoltano robaccia, bla 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 bla. Io credo che, allora, io ho un grande pusher da questo punto di vista, che è mio figlio, che ha 23 anni, e francamente io vado ad ascoltare quello che ascolta lui. Lui nella playlist c'ha tanto gli Eagles, Simon Garfunkel, Malmsteen, diventa amato per Malmsteen, visto che, e poi c'ha Blanco, che io non sapevo manco chi fosse. Anch'io. Mahmood, c'ha Arcomi, Giveon, per esempio. Cioè, io ho sentito le robe Giveon, ragazzi, megoglioni. Cioè, anch'io i nostri ragazzi ascoltano della roba che dobbiamo calarci nei loro ascolti, perché loro, l'impressione è che noi siamo a volte così, la Hendrix, ma i nostri tempi, gli anni 70, eccetera, eccetera, e loro dicono, vabbè, ciao, si crea una distanza e quindi noi rimaniamo confinati nei nostri ascolti di quando eravamo giovani. Loro invece hanno tutta la... E c'è veramente della gran musica. Tu cosa ne pensi di questo aspetto qua? No, è giustissimo. Anche io in casa ho una ragazzina di 16 anni che ascolta, a parte delle cose come Michael Jackson o i Queen,
però delle cose moderne come Blanco per esempio me l'ha fatto conoscere lei quest'estate, e quando l'ho sentito ho detto però che arrangiamenti, che particolarità, sentivo che c'era qualcosa di, che c'era qualcosa sotto di, insomma, che c'era un perché in quella musica. Infatti ieri sera a Sanremo erano primi lui e con la canzone di Sanremo, ma perché palesemente ha fatto un milione alle 6 del pomeriggio, l'ho passato 1.800.000 visualizzazioni, ragazzi, cioè gli altri sono a 300 400, cioè hanno già delle cose uscite di recente che, pur essendo ovviamente pop moderno, perché viviamo nell'epoca in cui noi chitarristi rockettari siamo un po' messi da parte, perché è tutto un ciclo la musica, lo sai, ma è un messo da parte non di quello che è il reale gradimento del pubblico, perché le persone, perché siamo in tanti, è quello che è sotto l'occhio del media. Certo. Come Modà, io spesso in certe conferenze stampa ho risposto a domande in cui ci dicevano cose come: avete mai pensato a fare un featuring con un artista trap, per esempio? Ah. E dico, ma scusa, ma la musica non è che è morta, tutta l'altra musica che c'è non è che è morta. Certo. Cioè, fino a prova contraria, in Europa uno dei festival più di maggior seguito di pubblico è il Wacken. Il Wacken è un festival metal. Sì, cioè, sì, beh, certo. Nel senso, le persone, tutte le persone sono molto variegate come gusti. Poi è chiaro che la stampa ha dei periodi in cui segue una cosa che ha più hype, come si dice, no? Sì, certo. Che poi è legato anche al discorso degli streaming, che però gli streaming non è una reale classifica, cioè è una classifica, però lo streaming non è paragonabile a una vendita. No, per quanto mi riguarda, lo streaming è un noleggio. Esatto. È come se la Fiat vendesse 100 macchine agli autonoleggi, e ogni volta che l'auto noleggio la noleggia, loro la contano come una in più venduta. Le vendite sono vendite, cioè, una volta il successo si misurava in maniera pratica: dischi venduti, biglietti venduti, certo. Successo. Adesso ci sono casi in artisti, ma anche bravissimi, che però per vari motivi magari non riescono a avere un grande pubblico, perché è più difficile in questo momento ottenere consensi di pubblico così grandi, anche perché c'è tantissima concorrenza, che magari hanno degli streaming pazzeschi, magari hanno 1.500.000 di follower su Instagram, e poi magari suonano in posti da 1.000 persone, 2.000 persone. Esatto, quando invece noi, esatto, ancora fortunatamente possiamo contare in posti da 10.000 persone come il Forum di Assago, pur avendo 170.000 persone che ci seguono su Instagram. Quindi il pubblico è un pubblico diverso, un pubblico meno legato al social, meno legato allo streaming, ma più legato al fatto ancora del disco, il biglietto del concerto. Ho notato tra i ragazzi giovani di oggi che ci sono alcuni concetti per me basilari che mancano. Il concetto di album. Il concetto di album, è uscito l'album, ascolto quest'album, adesso è tutto un discorso di playlist, la canzone la canzone questo. Io ragionavo ad album, cioè quando parlo di ACDC, no, il mio gruppo preferito, e via dicendo, ragiono ad album, cioè non è che penso alla canzone, penso all'album. Un album, ogni album è un mondo, e giustamente le canzoni che fanno parte di quell'album sono di quel mondo lì, di quel momento lì. Non c'è più tanto perché è il consumismo di adesso, no? Nel senso, adesso si tende a fare più singoli, avvicinati, sperare che vadano, e poi l'album è un'opzione. No, ma diciamo questo, che tu hai detto, giustamente, hai ricordato una cosa che io dico sempre, una volta uno faceva l'album, ok? C'era il concetto di compro l'album, vado a vedere il live, e tutto chiaramente creava un giro di denaro, per cui era conveniente. Cioè c'erano persone che avevano gran convenienza a prendere un talento e gestirlo. Cioè chi ha investito sui Maneskin ha avuto quell'intuizione, si è creato una macchina che fa far soldi, chiaramente. In quel caso lì i soldi non sono più l'album, perché l'album, sostanzialmente, come hai detto giustamente te, non viene più acquistato, viene noleggiato, viene fatto lo streaming, dove credo che anche gli introiti siano abbastanza irrisori rispetto a quelli che erano gli album. Non c'è paragone. E chiaramente, ecco, cioè nel caso per esempio anche dei Modà, cioè da dove viene, come si sostiene l'industria musicale, diciamo, di un gruppo come i Modà o tutti quelli che fanno parte chiaramente di questo contesto? Beh, il merchandising, l'IMAIE, la SIAE e poi la Ciccia, che sono in concerti. Diciamo che i concerti per me sono la ciccia. Il grosso viene sempre dai concerti, chiaramente. Quello che fa la differenza sono i concerti, ma poi il resto
si può stare fermi un po', perché comunque gli introiti ci sono, nel senso, se ottieni successo comunque hai mosso qualcosa che poi ti ripaga. Questo, certo, è, cioè, oggi se vogliamo uno diventa fortunato, cioè con un pezzo, se magari quel pezzo viene usato come colonna sonora di una pubblicità, di una telefonia, quelle cose lì. Io penso che quelli che fanno le musichette delle compagnie telefoniche fanno i miliardi, cioè, quindi, altro che i videogiochi. Ma sai i videogiochi cosa fatturano? I videogiochi, allora, ma io mi sono rimasto sconvolto, sempre che l'introito totale dei video game dell'industria supera cinema e musica messi insieme. Assolutamente. Guarda che è questo perché mio figlio segue tutto, è secondo solo alla vendita di armi nel mondo. Cioè il giro d'affari dei videogiochi, ok? Ci sono dei dati che è praticamente secondo l'unico business che lo supera è quello della vendita di armi. Poi chiaramente con la pandemia è esploso clamorosamente. Però anche se tu vedi Twitch, ormai c'è gente che ci fa miliardi anche, cioè, giocando, e gli altri, cioè, fanno spettatori vedendo gli altri che giocano, perché siamo arrivati anche a quel concetto lì. Capisco che magari non ho mai capita questa cosa di guardare gli altri giocare. Lo so, però è iniziato questa cosa, poi in realtà ci sono personaggi che creano anche proprio tutto un ambiente, cioè è un po' come Fantoma alla fine, diciamo. Non è che Phantom si parla solo, cioè si suona solo, si parla anche di cose, quindi il suonare è una componente, però il fatto di parlare e discutere anche di temi che non riguardano strettamente lo strumento musicale, certo, rende interessante. Infatti, diciamo, molti Twitcher sono, diciamo, un Dario Moccia ormai è diventato un'industria, perché poi ha fatto il bar dell'amico e lì invita Fedez, invita Luis, cioè personaggi che hanno un appeal, un hype nel mondo dei giovani che noi ce lo sogniamo, e c'è un giro di denaro che è veramente pazzesco. C'è Francesco Banti che è il mio compagno di merende, è la mia anima giovane, è il mio compagno di merende a Phantom New Generation, che è questo format che non so se segui, dove noi proponiamo delle nuove, tra l'altro stiamo facendo delle cose veramente molto interessanti, ragazzi, su Phantom New Generation, con una collaborazione splendida. Ed è molto importante, a me fa molto piacere aver avuto, diciamo, avere come Francesco come compagno, perché all'età di mio figlio, e quindi quale persona meglio di lui può effettivamente interpretare e conoscere bene questo ambiente. Quindi c'è questo corso. Io non so se, cioè, anche tu quanti ne hai, Diego? 42. 42. Io ne ho 53, però non so se ti è mai capitato che nella musica situazioni dove si suonava con generazioni diverse. Io quando avevo 17 anni suonavo con gente, ne aveva 30, adesso ne ho 53, sì, ho suonato con gente, cioè questa è una cosa, la musica è universale da questo punto di vista e accomuna tutti quanti, quindi bisogna sfruttare questo linguaggio universale, perché è veramente molto molto bello. La gran parte delle cose che poi ho amato negli anni le ho conosciute all'epoca suonando con persone più grandi, che poi spesso si andava magari a casa loro e si ascoltavano, certo, e ho scoperto cose che mai avrei scoperto, anche perché comunque a quell'età lì non avevo neanche i soldi per dire compro, vado. Andavo a Milano il sabato col treno e compravo cose, quando ancora c'erano i grandi negozi di dischi, no? Ti ricordi quei bei negozi che avevano veramente tutto? Se tu levi il reparto funk, certo, ma c'era il reparto funk, ma funk, un vero reparto funk. E lì ho trovato cose, più frequentando persone più grandi ho scoperto cose che veramente ascolto ancora oggi, e che non avrei in altro modo conosciuto, anche perché non essendoci poi internet all'epoca non potevo andavi lì, avevi le cuffie, ascoltavi il disco e ascoltavi, certo. Cioè, ragazzi, e c'era questo momento, e non solo, c'era il momento in cui compravi il disco e poi invitavi a casa chi aveva lo stereo, certo, perché, cioè, io mi ricordano tanto chi aveva lo stereo, quello a pezzi, no? Il componibile. Andavi a casa di chi aveva lo stereo hi-fi ad ascoltare il disco in religioso silenzio, e lì era proprio un momento di aggregazione veramente. Ma poi davi valore all'oggetto. Sì, sì, cioè, sì. Io li ho qua, fianco a me, ho un po' di vinili, ne ho un 200-300.
sono meravigliosi. Magari cioè, sono sì, anziano, ma... non lo so. No, no, ma sono assolutamente d'accordo. E stanno anche ritornando, tra l'altro, i vinili. Ho visto Steve A, anche l'ultimo, l'ha fatto anche su vinile. Guarda, c'è Domenico Scarfone, lo ricondivido, che dice: io non conoscevo i Modà, poi ho scoperto quanta chitarra di qualità c'era. Sono 2 anni che provo a mettere su una loro tribute band. Grande Diego. Tra l'altro, dalle mie parti c'è una tribute band, i Timo Da, credo si chiami. Non so se li conosci. Sì, conosco. Mm. Vi capita mai di fare ospitate sulle tribute? È capitato, tribute, sì, no? È capitato. Poi non l'ho più fatto, però è capitato, sì. Girano le delle tribute band. Sono, io ho un amico, il mio caro amico, che ce ne ha una qua vicino. Uh-huh. E devo dire che no, ce ne sono tante. Suonano più di voi adesso, forse. Ma sicuramente, perché noi non suoniamo zero. E beh, d'altronde è come le tribute di Vasco, cioè i musicisti che suonano di Vasco vanno a suonare le tribute band, perché altrimenti non suonano. Perché d'altronde credo che in questo momento di pandemia i vari San Siri della situazione sono inaccessibili. E quindi ci sono dei locali, anche noi, io suono sabato, per esempio, fortunatamente, cioè, essendo, diciamo, in un contesto da pub, birreria e cose di questo genere, dove certo, fortunatamente la gente sta seduta, si può entrare, si può suonare, quindi mi bacio le mani, perché qualche data riesco a farla. L'ultimo live che ho fatto con i Modara al dicembre 2019, poi ne ho fatto un altro un paio di mesi fa, ospite di un mio amico, ho fatto un paio di brani e basta, poi non ho più suonato negli ultimi 2 anni, quindi cazzarola. Sai cos'è? Sono 2 anni che non suono in piedi. Ho pensato a questa cosa qua, io sono 2 anni che non suono stando in piedi. Mamma mia. E tu sai che suonare seduti e suonare in piedi? Beh, è tutta un'altra cosa. Infatti molti insegnanti poi, tu che sei lungo, per me stare in piedi, stare seduto più o meno l'altezza è quella. Farete date nel 2022, dice Super Sub. Avete qualche... Sì, c'è una tournée che parte a maggio. Il 2 di maggio al Forum di Assago, 2-3 maggio al Forum di Assago, e poi da lì quello che doveva essere il tour testo a croce del 2020 è stato posticipato ovviamente al 2022, si chiama ancora testo a croce, ma in realtà il tour è di un altro disco. C'è questa specie di ritorno al futuro, no? Che stiamo vivendo. È vecchia, però si fa adesso, poi... Questo effettivamente è scombinato. Venite a Padova? Sai che non mi ricordo più. Sì, c'è la data Padova, non mi ricordo. Guarderò. Quando vieni... Guardo su Ticket One, non mi ricordo. Guardo, quando vieni ci risentiamo, che ci becchiamo da qualche parte. Magari viene a fare l'ospite... Padova cos'è? La Kioene Arena. Kioene Arena, sì. Kioene Arena, insomma, abbiamo suonato un po' di volte. Sì. Ci ho visto anche Roger Waters a Padova, io, allo stadio. Esatto. The Wall 2013, sì, forse, 14. Sì, non me lo ricordo. No. Sì, mi ricordo la gente che sveniva dal caldo, io, più che altro. Beh. Cadevano come The Walking Dead, allucinante, un caldo incredibile. E poi un casino in tangenziale, tutto chiuso. Lì è un casino. Perché tra l'altro io sono andato a vedere l'estate del 2019, sono andato a vedere... C'è Padova, mi dice la presidentessa qua, non c'è Padova, no, come il presidente del fans club mi dice che Padova non c'è. Giovanna, non c'è? Come no? Sì che c'è, dai, non posso non fare Padova. Sarà il Jax, il Jax è troppo piccolo per voi. No, quanto pubblico fate solitamente? Dai 7 ai 10, 9, 10, dipende. Poi al sud ci sono palazzetti che ne fanno 5.000. Dipende. In Italia non c'è una disponibilità di palazzetti enormi. Tu fai pensa solo che Milano, comune di Milano, non ha un palazzetto suo. Il Forum sta a Sago, così come Roma ha il Pallottomatica, che comunque è un vecchissimo palazzetto non fatto per la musica, che ha anche un'acustica molto difficile da gestire per i fonici. Certo. Già Mario, il nostro fonico, che penso che sia collegato perché oggi mi ha scritto, deve maledire gli elementi ogni volta che lì perché palazzetti. Anche il Kioene non è una gran cosa. Io ci ho visto diverse, ho visto anche Frank Zappa, visto che prima avevi i pantaloni. Hai visto Zappa nell'83? Sì, esatto, era quel periodo lì, pensa a te. Non mi ricordo. Ma l'ha suonato a Padova? Sì, anche qui, credo, a Milano credo che la batteria ci fosse Dave Weckl, credo, tra l'altro. E c'era Steve Vai, ovviamente. E probabilmente c'era Steve Vai. Ho proprio un ricordo talmente vago. Nel 83 avevo 17 anni, quindi... aver visto Steve Vai insieme a Zappa con la Strato 79, all'epoca modificata,
insomma, non è roba, oh, era, non è roba. I miei occhi purtroppo non sono, e mi vergogno di dirlo, l'ho visto ma non me lo ricordo, non mi ricordo di Steve Bay, cioè. Beh, ma è giovane, nel senso, non potevi saperle sapere tutto. Esatto. Bene, ecco, allora c'è una visto Nirvana senza saperlo. Ecco, una sera suonavano qua vicino a Milano a Mezzago, al Bloom. Mi hanno detto, stasera vieni con noi che c'è una band americana, un trio punk rock. Andiamo, era Nirvana. Ovviamente sconosciuti perché era l'89, però poi lui può dire ho visto Nirvana l'89. Male, come cosa. Che cazzarola. C'è Valeria Bertelli che dice c'è l'arena, però andate a suonare all'arena, quindi sì, ce ne sono due. L'arena si può No, ce n'è una. Okay. L'arena anche lì è un'altra cosa, venduti tutti i biglietti. Ovviamente va fatta obbligatoriamente al 100%, come fai a farla a metà? Come fai a determinare chi entra e chi non entra? Cioè, che molti si sono lamentati dicendo "Ma alcuni artisti hanno suonato l'arena". Sì, ma sono biglietti messi in vendita dopo la pandemia e quindi quei posti come si calmierati, diciamo. Esatto. Se tu hai venduto pre-Covid tutti i biglietti, non puoi farne, anche perché non puoi determinare chi entra e chi non entra quel giorno. Esatto, poi anche se potessi determinare. Esatto. Cosa ti dicono? Possono, nel senso, sì, è gestibile. Quei numeri grossi veramente è dura. Se hai a che fare quei teatri, quei locali ancora riesci, ma con i numeri grossi la macchina poi la macchina quando parte voglia fermarla, è difficile, e se si ferma è un disastro. Certo. Quindi è molto problematica la cosa. Guarda, c'è l'amico Simone Sello, ciao Simone, che ricorda che diciamo nell'83 con Zappa c'era con l'aiuta, quindi ecco, ho visto con l'aiuta e non me ne reso conto, pensa a te. Grazie Simone. 2 maggio a Sago, 3 a Sago, 9 Verona, 13 14 Catane. C'è, cioè, la nostra Giovanna. Ah, meno male che ce l'hai, perché mi salva sempre la vita. Eccola, ecco, ci ricorda tutte le date. Allora Verona magari ci si becca. Ma certo. Andiamo lì a bere un amarone assolutamente da Giovanni lì sul vicoletto in fianco d'arena. Lì i posti. Assolutamente. C'è una domanda, tornando un po' sull'argomento chitarra. Quando improvvisi, Bad Boy è scatenato, stasera fai delle belle domande, devo dire la verità. Quando improvvisi hai un approccio razionale, arpeggi melodici modi oppure sei istintivo e dopo così ci suona anche qualcosa? Ma dipende, modi, quando mi va di fare, di pensarci, di creare una sonorità particolare, quando devo fare rock, qualcosa di più distinto, è chiaro che ti esce pentatonica piuttosto che misolidio, una cosa che nel caso vedi poi sul maggiore diventa più una cosa più istintiva in quel caso, piuttosto che la scala minore. Però quando si va sui modi deve essere proprio un brano che mi dà l'atmosfera, tipo Lidio, che a me piace molto suonare, però chiaramente deve avere necessità di quel tipo di sonorità, se è possibile. Ma considerando che il 90% delle volte in cui magari trovi a improvvisare con qualcuno, non dico in maniera ragionata prima, ma proprio improvvisazione, diciamo al braccio, al momento, è chiaro che poi vai, dati accordi, vai con la cosa più semplice. Diciamo che lì poi ti infidi più che altro al mestiere. Mm-hmm. Invece quando improvvisi in casa è chiaro che poi la testa lì lavora di più. Ecco, sul palco diciamo che prevale più l'istintività, invece a casa è più la mente, anche perché lì a casa poi hai il tempo di pensare, poi sul palco io sono più frenato, preferisco, certo, buttarmi nella zona di comfort, no, in cui faccio due piribili, anche perché c'è un giudizio sotto, e anche se non, sì, il tuo cervello pensa di non subirlo, in realtà un po' lo subisce, giudizio, certo. Fregarsene veramente vuol dire che devi essere o veramente libero come pensiero, o veramente un manico di quelli che dici ok, tanto ormai tutti mi adorano qualsiasi cosa faccia. Sì. Però quando non credi di essere chissà che, nel senso che sei cosciente del fatto che vabbè, suoni, però ci sarà sempre qualcuno migliore di te, devi pensare un minimo a dove rifugiarti in base alla situazione. Poi è chiaro, certo, che più nozioni hai meglio è. Certo. Cosa dici? Facciamo invece una sperimentazione fix chord? Dai. Allora, qui non ci sono tamarrate di sorta, ci sono più che altro suoni.
niente che abbia inventato io, ovviamente. Reverse piuttosto che diretta up tempo, che lì ne abbiamo aiosa di esempi. Ricordati di mutare il microfono. Sì. E anche il D-Tune qua, neanche questo ho inventato, anche se mi piacerebbe. Vicino a Rigone, perché non usi l'accordatore che fai prima? Effetti, ma l'accordatore, i chitarristi fighi, l'accordatore no. A che serve l'accordatore? L'accordatore, noi ci accordiamo orecchie. Fai l'accordo e poi giri. E questo è un pezzo che si chiama Banana, è stato scritto anni fa per il trio Fixform, che è il mio trio prog funk, che ho suonato tantissimi anni in locale, e poi ti spiegherò anche qua dopo il pezzo che razza di crossover siamo riusciti a fare, seguiti dai fan dei Modà, proponendogli però un genere che lontano anni luce che più non si può. Ma questa galassia, questa è una cosa simpaticissima, perché è capitato anche a me. Io ho un tributo ai Toto, ma il bassista suona con una band che fa tributo a Ligabue, no? E ci trovavamo, tra l'altro lui è anche abbastanza, insomma, ha il suo seguito, tra l'altro femminile. E ci trovavamo in locale, c'era una presenza notevole, effettivamente godevamo del fatto che lui suonasse, quindi c'era questo crossover, però devo dire che ha funzionato, per un po' di tempo ha funzionato. Bene, ragazzo ci vuole nel gruppo. Ragazzi, quello... Business, cioè ragazzi, tutto va benissimo. Bene, vai. Dai, di Electric Banana. Muta il microfono. Mi sa che hai mutato tutto, però. Hai mutato basi, tutto quanto. Hai fatto un hard mute. Cos'è che hai detto, scusa? Hai mutato tutto, basi, chitarra, tutto quanto. È proprio... Ah, vedi che non sono capace. Se no lascia così, se non è... No, non va. Non è... Ma ho fatto quello che ho fatto prima. Ho fatto niente di diverso. Però non si sente più base, non si sente più niente. Chitarra, prova a suonare la chitarra. Ecco, adesso va. Mi senti? Adesso c'è. Sì. Vabbè, lascia così, dai. Ma sì, dai, hai il suono del plettro, perché... Vai, non ti preoccupare. Il plettro fa sempre bene. Certo. We'll be right back.
Questa è una roba bella tosta, guarda. Ah, però prendo la frase di no, schiaffoni, dice Steve Lamera, come dice schiaffoni, ragazzi, schiaffoni Davide Riccardo di Stasio. Ah, però schiaffi e due mani, parte 3, tu tu tu. Ragazzi, bello sto qua, questo è bello, questo qua, questo molto molto bello, questo si chiama, questo piano si chiama Pier Manicucci, questo piano si chiama Sti Cazzo. Cazzarola, che bella sta cosa qua, ma la racconta un po' elettrica. Di sto Fix Forb, ma praticamente è un gruppo che io ho avuto tanti anni, adesso un po' che non suoniamo più, perché mi sono allontanato tanto da dove abitavo prima, io prima abitavo in provincia di Bergamo, adesso abito in provincia di Como, sono 80 km, è un po' problematico tutto, sarebbero problematico le prove, sarebbero problematiche tante cose, troppe da menzionare, quindi siamo un po' fermi, però nel 2008 ho con Stefano Forcella, bassista di Modà, suonavamo insieme già da un po', abbiamo incontrato Milli, questo batterista di, anche lui di Bergamo, e abbiamo iniziato a improvvisare, alla fine uscivano cose, io che venivo dall'hard rock, ascoltavo i Rush, Milli che suonava da sempre i Police, gli piacevano, Zappa, Stefano che portava anche lui un background da metallaro, però aveva anche un ascolto come Depeche Mode, l'elettronica francese, abbiamo unito questa cosa e abbiamo creato questo primo disco che era più che altro prog funk, con molto tendente al funk, brani lunghissimi, sweet, però molto ritmiche, certo, non alla Genesis, senza queste atmosfere ampie, dilatate, un po' come i Pink Floyd o via dicendo, o la grande squadra del prog italiano. E poi sono usciti brani così, nel senso, avevo comprato il Memory Man Electroharmonics, che tra l'altro sono incazzato perché sono due giorni che lo cerco e non lo trovo. Doveva essere qua, non lo trovo, ho perso Memory Man, che aveva non è la memoria del Memory Man, non ho più memoria del Memory Man, no. Allora bellissimo di lei analogico, quindi mi sono messo a smanettare un po' con reverse, ho regolato il delay a tap tempo, adesso la canzone che ho suonato adesso è molto accorciata in realtà, ho fatto degli editing perché il brano di per sé dura 7 minuti e passa. Però la solfa è quella, una suite cioè. Proprio no, lo Smemory Man, come dice Luca Miliere. No, è un brano molto hard, cioè con questi suono, questi accordoni, poi entra questo synth suonato con la chitarra, quell'atmosfera del reverse, che poi capire come suonare a tempo col reverse è stato un delirio, però infatti se senti bene non è che fosse proprio la perfezione, perché il reverse fa un po' quello che vuole, non è che c'è una scienza certa sul reverse, sì. Anche se ci sarà qualcuno che sicuramente ha fatto i calcoli, però
voglio dire, però il risultato finale è molto interessante, cioè, mi è piaciuto tanto questa cosa qua. In cuffia avevo un po' la base un po' bassa, non so se, se a voi c'era più un, no, era abbastanza... più un mix godibile, diciamo, perché io sentivo una chitarrata allucinante, una base per paura che uscisse troppo la chitarra avendo una mancata. Sentiva abbastanza bene. Abbiamo molti brani così, nel senso, abbiamo suonato per anni davanti a un pubblico allucinante, tra l'altro, nel senso buono, nel senso che abbiamo iniziato, perché quali sono gli spazi per un gruppo del genere? Gli spazi per un gruppo del genere sono i locali che fanno rassegne prog, jazzistiche, ma non ce ne sono tanti, e quelli che ci sono a volte, non lo so, è difficile entrare in un giro anche di conoscenze. Abbiamo detto, cioè, andiamo a suonare nei pub, tanto di te siamo chitarrista, bassista, andiamo da, le persone arriveranno. E persone sono sempre arrivate numerose, però sono persone che giustamente ascoltando i Modà, ascoltano musica italiana, ascoltano rock, questa roba qua così cervellotica. Non era proprio... Infatti c'era chi rimaneva lì così tutta sera, più che altro la serata era uno stare insieme. È cioè, come quando Blackmore andava a suonare con Blackmore Night, che tutti si aspettavano, cioè, le robe sulle poesie. Ha riformato i Rainbow, oddio, ha riformato i Rainbow, una parola grossa, ha risuonato i pezzi di Rainbow. Vabbè, niente, comunque. C'era questo crossover di pubblico stranissimo, che poi alcune persone si interessavano, dicevano, ma cos'è che state suonando? Cos'è questa roba strana? Però mi piace, si può ballare, nel senso. Poi c'è invece chi poi ha detto, no basta, non vado più, no, perché cos'è sta roba? Lo stesso Checco ci prende in giro da anni, ci dice, che facciamo? Non capisco un cazzo di quello che fate, che effettivamente se vieni dal rock... canonico, dal pop, la musica cantautorale, senti, dice che cos'è? Sì, sì, sono cioè, è un'espressione particolare. Però molto, molto interessante, assolutamente, devo dire la verità. Bene, ridendo e scherzando, siamo a 2 ore passate, così, cioè, però. Non so se, cioè, però. Okay. Ancora poi facciamo Assieme degli Anelli. Esatto. La notte di Modà è un pezzo metal. Giusto? No, metal no, però diciamo che sono delle chitarre, come dire, come potrei definire queste? Che no, manesche. Ah, manesche. Prepotenti, sono un po' cioè, presente la notte come fa, no? Vedete il riff. Ma non è tanto questo, è proprio la strofa che a un certo punto entra sta chitarra. Cioè, suonata così e suonata con questo intento. Certo. Ma vivo una roba... Credo. Suona, è una roba molto rock, devo dire. Poi, chiaramente, certo. Nessuno pretende di dire rock, siamo rock, di qua, di qua. Il rock è rock è un'altra cosa. Diciamo che abbiamo delle venature che saltano fuori, come dice sempre Checco, non è che se c'è la chitarra distorta fai il rock. Sì, esatto. Attenzione, però che è una cosa, poi se ci sono delle venature che vengono fuori, sì, beh, poi, tanto meglio. A volte si chiama rock qualsiasi cosa, quindi sì, effettivamente sì, tutto rock and roll, rock and roll. Sai quando si usa questa cosa del rock and roll come fosse una moda o un'accettazione di sé, ma non è proprio questo lo spirito. Chiedetelo a Keith Richards. Svegliarsi la mattina che non sai più se sei vivo o sei morto, probabilmente quello è purtroppo lo spirito del rock and roll. Va bene. Luca mio, mi sa che l'avete già chiesto, ma quindi live a cannone, live ampli a cannone o solo digitale? L'abbiamo già chiesto, ma ripeti pure che così. Ampli a cannone neanche a San Siro. Nel senso, ho qua il volume, guarda. Qui c'è il volume del Marshall, il master era più o meno sul 5, 4 e mezzo, 5. Minchia. Che lo sai che non vuol dire un gran volume. Nel senso, già se sei all'aperto fai 10 metri e l'amplificatore non lo senti, ma non ti dà neanche fastidio. Quindi gran volume, poi a volte anche più basso. Poi dopodiché cosa è successo? Sono subentrati gli in-ear. Subentrando gli in-ear, tu l'amplificatore non lo senti più, e lo spostamento non lo senti più. Quindi senti una radiolina, perché fondamentalmente rispetto all'aria mossa da una cassa 4x12 è una radiolina. Poi puoi avere gli in-ear che vuoi, però non prendo più l'ampli, che senso aveva portarmi dietro l'ira di Dio quando comunque poi il suo vero suono non ce l'avevo sotto l'orecchio. Avevo solo il suono finale. Se devo avere solo il suono finale, a sto punto prendo un camper.
Sì. Perché tanto con gli in-ear, cioè, ma anche per sicurezza mia, ero stufo di avere cavi, 3000 cavi, sender return, cavetti. Che io poi, sempre negli stadi, ho avuto un problema anche con una pedaliera MIDI. Ho fatto un solo a volume più 10 dB, che è una roba allucinante. E nel momento di finire il solo, praticamente all'epoca non c'era il MIDI, c'era il backliner che mi schiacciava solo off. E cosa è successo? La pedaliera MIDI non rispondeva più. Quindi sono rimasto con questo volume che era più 6 dB. Ho dovuto abbassare quasi il volume, ma comunque era ancora una roba allucinante. Poi si sente anche nella registrazione, poi ho dovuto modificarla perché quello è un incidente, sempre del fatto che una pedaliera che ha un piccolo problema, se ce l'ha nel posto sbagliato, rischi di fare. Perché poi il problema è quello, non è la preparazione. Perché tu quando arrivi a fare, ma questo vale anche per te, per tutti, quando arrivi a fare un live, sei preparato, punto e basta. Se sbagli, perché può succedere, ma sei preparato. Cosa può succedere? Un inghippo tecnico. E più hai, meno hai roba, ma nel mio caso meno cavi in giro, meglio è. Perché almeno, perché veramente nell'epoca delle piazze, come ti dicevo prima, non c'era il backliner. Qualsiasi cosa capitasse erano cavoli miei. Quindi è lì, allora a quel punto annulla sender return, togli tutto, entra tutto in cascata, sono pulito, due cavi e via. Perché quella è la soluzione, come hai adesso, usi i pedali come pre per i distorti, sì, effettivamente ti attacchi su qualsiasi ampli con il canale clean e la porti a casa. Cioè, io li ho sempre usati puliti, Marshall, una cosa allucinante. Ma effettivamente la GTM 45 rimane praticamente pulita anche a 10, nel senso un crancione, quindi lo busti come vuoi. Questa il canale low, che è ottimo, come è a bassa impedenza, quindi rimane pulita fino a un certo volume. Quindi questa qua prende i pedali, che è una roba incredibile. Il Friedman qua dentro è vasto. Più del Bogner, il Friedman, lo B e over. Qua dov'è? È tutta portata di mano, fatto come la casa guarda che trovi anche il memory man, come ragazzo di campagna, sai, è tutto qua portata di mano, è misura d'uomo. Esatto. Però il memory man non lo trovo più, non so perché. Ecco, quello lì non è portata di mano, secondo me sarà da qualche parte, che sarà in mezzo ai libri nascosto. €300 e l'ho perso così. Questa mancanza di rispetto confronti del denaro. Cazzarola. Bene, dai, ascoltami. Che progetti futuri hai, oltre alla tournée, che fortunatamente avete qualche disco in cottura, avete qualcosa? No, il disco è uscito adesso, un EP, è uscito un mese e mezzo fa. Abbiamo deciso di far uscire questo album come due EP, anziché un album intero. Perché tanto siamo in un momento in cui le vendite sono strane, si vende musica in maniera strana, non si capisce mai come va. Quindi cambiare un po' il modo di uscire, quindi abbiamo pubblicato questo EP di 6 brani, si chiama Buona Fortuna, e a cui seguirà una parte 2 più avanti. Abbiamo fatto una promozione per quello, abbiamo fatto promozione stampa, promozione televisiva, e il tour che ripartirà a maggio ripartirà con quell'album. Certo, la tournée ancora è chiamata come il disco vecchio Testa Croce, che è un, per me è un grande disco, ma ha avuto la sfortuna di uscire nel 2019. Ha fatto in tempo a fare 7 date, tra cui, sai, come ti dicevo prima, muovere una macchina di un tour di quel tipo, insomma, è un bello sforzo. Si è mossa la macchina, 7 date, si è chiusa l'anteprima, che doveva partire a marzo, comunque già belli rodati. Poi a marzo sappiamo tutti cosa è successo, quindi si è fermato. Quindi il concerto rimarrà quello che doveva essere. Chiaramente le canzoni bisogna dar spazio anche a quelle nuove. Certo, quindi ci sono canzoni che sono uscite su testo croce che mi piacevano parecchio, ma magari non è detto che magari riusciamo a fare tutto, perché se no dobbiamo suonare per 3 ore, no? Quindi bisogna dare spazio a tutti gli album. Certo. Bene. Siamo arrivati in conclusione. Io direi che ce l'hai un altro brano da suonarci, così finiamo come abbiamo cominciato. Telecaster, bravo. Così cambiamo anche. Questa è una tele che ho comprato 15-16 anni fa. È una Squier, proprio una Squier Affinity,
No, standard, scusa, una standard che ho pagato 400 euro, non c'avevo un soldo, non avevo una lira, allora ho comprato questa Squire che, ti dirò, suona bene secondo me, per essere una squireraccia, non è la sto usando tra l'altro con un CS3, Boss, compressore della Boss, che è un compressore molto, che plastifica un po' il suono, però non so perché, apposta perché questa chitarra da già di per sé è un po' cartonata, poi con questo... No. Che se regoli alto, senti cosa viene fuori. Senti quel... E non è anche tanto intonata come chitarra. Ma è una sfigata, però... Non me ne frega niente, perché è twang. Esatto. È ignorante e vuole farsi sentire, capito? Senti che... Oh, è strana sta chitarra, però ha un po' la frusciante, no? Un po' quella chitarra che non me ne frega niente, che però dice... Non so se hai capito sì, proprio perché è ignorante. È un mondo completamente diverso rispetto alle altre cose che ho fatto. Lì sono cose molto ragionate, certe volte istintive. Qui invece non è molto ragionato. È che avevo voglia di suonare la tele. Aspetta un attimo che vado a prendere... Facendo un casino... Devo trovare il modo di mandare queste basi in maniera più ottimale, perché così veramente... Sì, sì, no, non ci siamo con me. Gestione, se dovessi rifare cose più spesso, cose così, mi devo sistemare meglio. Sto diventando tira e molla questo braccio. Non muto, tanto abbiamo visto che se muto, vai, muto tutto il mondo. We'll be right back.
Grande anche sto pezzo qua. Beh, ci ha fatto sentire delle cose veramente molto molto interessanti. Molto molto interessanti, con un playing, ragazzi, da schiaffoni, come è stato detto. Sai, non sono mai sicuro. Come dice, sai, ho passato due settimane indeciso su cosa fare, perché non sicuro, ovviamente, come tutti credo, sul playing, sul cosa fare, cosa non fare. Suono bene, suono male, lo farò bene, lo farò male, non lo so. Non lo so, sono ipercritico con me stesso, quindi no, invece guarda, ti dico, ti abbiamo apprezzato tutti, e devo dire notevole, guarda, qua c'è molta la critica degli, diciamo, degli amici di Phantom è veramente bella, quella minore melodica. Effettivamente hai fatto una cosa sicuramente interessante. Beh, Diego, guarda, è stata una serata veramente interessante, mi sono divertito tantissimo, sì, ti faccio veramente anch'io. Tanti complimenti, perché suoni bene, spero di rincontrarti di nuovo nei vari contesti, magari invitami da qualche parte a maggio c'è il Guitar Show, quindi bene. A Padova, quindi ti aspetto a Padova finché 21, c'è da dire minchiate, sai che io non mi tiro 21, indietro 21 e 22 va bene, ok, bene, volentieri ragazzi, io vi saluto. Vi rimando, allora, il prossimo appuntamento è domani, che vabbè, domani c'è una clinic Fractal dove analizziamo i preset, sarà in inglese, quindi va bene, per gli amici di Fractal, ma lunedì prossimo c'è Mattia Tedesco, dove analizzeremo i suoni anni 80, ragazzi, 80-90, quindi ci sarò anche lì. tantissima roba. E niente, io ti saluto tutti quanti, ragazzi, come sempre, lo dico anch'io. Iscrivetevi al canale e cliccate su sto cazzo di campanellina, come dico sempre. E ci vediamo alla prossima. Rimani un attimo in linea, che dopo la sigla ti saluto. Va bene? Grazie. Ciao, te, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.